essere, come dire, mediato in un accordo, tenendo conto che appunto non c'era la possibilità di una mediazione, non c'era un tentativo di raggiungere, di conquistare terre, c'era un obiettivo di la guerra in nome di Elena. Allora, Simone Weil, che scrive questo contributo nel 1937, osserva che è difficile, se si combatte per un principio e non per un obiettivo concreto, è arduo trovare un compromesso, è arduo trovare un accordo. Parla, descrive questa situazione come, siamo nel 37, come quei conflitti determinati da parole vuote, ma scritte, ma affermate, ma pronunciate al maiuscolo. E osserva ancora, non vogliono dire nulla e portano alla ricerca dell'annientamento del nemico. In nome di cosa? In nome di parole vuote, scritte in maiuscolo. E conclude questa sua osservazione, ve la leggo con poche parole: chiarire le nozioni, screditare le parole intrinsecamente vuote, definire l'uso delle altre attraverso analisi precise, ecco un lavoro che, per quanto strano possa sembrare, potrebbe preservare delle vite umane. Mi sembra che il lavoro che state cercando di compiere, che si sta cercando di compiere in questa ricca, interessante, qualificata, settimana di studi, si collochi in questo orizzonte, un tentativo di chiarire le nozioni e screditare le parole intrinsecamente vuote, definendo l'uso delle altre attraverso analisi precise. La seconda osservazione finale. In questo caso passiamo ad un'altra filosofa, Maria Zambrano, siamo nel 1964, e Maria Zambrano narra di una parabola sufi, un sultano che vuole decorare la principale sala del suo palazzo e chiama due delegazioni di artisti, di pittori, una cinese e una bizantina greca. Da due estremità del salone, all'una e all'altra, divide il salone con dei teli in modo che l'uno gruppo non possa vedere il prodotto dell'altro e li invita a realizzare l'opera per loro più bella, più ricca e piena di significati. Ultimata l'opera, si dirige nella direzione del gruppo, della squadra degli artisti cinesi e vede la loro opera, il loro disegno e lo considera, lo valuta il più bel disegno che potesse essere realizzato, la più bella opera d'arte che potesse essere realizzata. Splendida, piena di colori, magnificente e la reputa appunto bellissima. A questo punto si dirige all'altra estremità del salone per vedere l'altra opera, convinto che non vi possa essere pari. Scopre l'altra opera e vede una parete in cui nulla è disegnato, ma una parete nella quale il gruppo di artisti bizantini si erano impegnati a pulire, ripulire, sbiancare, lisciare, lustrare la parete, al punto che questa parete costituiva un unicum. Era una parete di un biancore incredibile che rifletteva ciò che vi si proiettava e lo rifletteva con una luce e con una visione e quindi con una capacità di comprensione che era inimmaginabile. Qual è il significato della parabola? Come tutte le parabole, i significati sono multipli.
quello che suggerisce Maria Zambrano è lo sguardo sarebbe capace di riscattare ogni bruttura, ogni mediocrità, purché sia lo sguardo di chi sappia, guardando, creare un mezzo purificato e lavato come la parete bizantina. Ecco, il tentativo di questa settimana, e sono contento che ci sia anche il giornalista Miroslavo, che anche lui per mestiere, per professione, vede brutture, mediocrità, orrori, eppure dobbiamo riuscire a creare una parete che ci permetta di riflettere anche le brutture, anche le mediocrità, anche gli orrori, con uno sguardo diverso, purificato e lavato come la parete bizantina. È quello che si sta cercando di fare questa settimana, lavorando, che state cercando di fare lavorando, sulla vicenda dei confini orientali che, seppure evoluta, per fortuna, non si è mai conclusa. Io vi ringrazio per il vostro impegno. Grazie.
mese di reportage di guerra in Ucraina, perché non sono neanche tornato a casa, ma sono arrivato l'altro ieri dal Donbass e mi sono fiondato qua, perché avevo questo impegno a cui ci tenevo. La domanda è, ma che c'entra, che ci azzecca un giornalista di guerra con il vostro programma? Beh, prima di tutto perché appunto il tema sarà la guerra nell'ex Jugoslavia, quella che io chiamo la guerra alle porte di casa perché sono di Trieste, e che ho raccontato, vissuto per 10 anni, perché questo conflitto che ha disgregato la Jugoslavia di Tito è durato 10 anni. E poi devo dire che c'è anche un altro motivo. La mia storia familiare, che forse, come poi vi racconterò e vedrete, trova qualche collegamento con quello che poi è successo in Jugoslavia negli anni 90. La mia storia familiare è che sono nipote di un infoibato e figlio di un esule. Mio nonno da parte materna è stato portato via nei 40 giorni di occupazione di Trieste alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale era già finita. Non abbiamo ancora, dopo tanti anni, capito perché. C'è anche il sospetto di un banale caso di omonimia, perché c'era un gerarchetto locale che si chiamava Stolfa come lui, cioè di cognome, e non escludo, ovviamente il gerarchetto era già fuggito da tempo, e non escludo, abbiamo trovato uno Stolfa, va bene lo stesso, perché capitava anche questo. Non aveva fatto neanche la guerra, perché aveva dei problemi ai polmoni e quindi era stato esentato dal servizio militare. Girava più che altro la manovella degli allarmi aerei, insomma, questo era il suo ruolo, però evidentemente era italiano come altri italiani che sono stati portati via e non sono più tornati a casa. Noi non abbiamo una tomba, un luogo dove deporre un fiore, dove ricordarlo, dove non dimenticarlo. E da parte di invece mio padre, loro, la famiglia era di Momiano, di Istria, il centro dell'Istria, e vivevano da contadini con delle terre, insomma, delle terre e con una casa padronale, e purtroppo hanno dovuto, mia nonna ha resistito fino al 1954, ma insomma alla fine hanno dovuto, tutto è stato nazionalizzato e hanno dovuto scappare a Trieste, dove sono nato io. Quindi io ho vissuto queste cicatrici del Novecento sulla pelle della mia famiglia, e in qualche maniera queste cicatrici del Novecento le ho ritrovate poi negli anni 90. La prima volta che mi sono, dicevo appunto, la guerra alle porte di casa, perché mai avrei immaginato, dopo il crollo del muro di Berlino, già facevo 10 anni giornalista, ero stato in Afghanistan, ero stato in Africa, nei peggiori conflitti, in Medio Oriente, ma mai avrei immaginato, anzi tutti si immaginavano, che dopo il crollo del muro di Berlino il mondo, no, fosse più tranquillo, più sicuro, e invece è stato esattamente il contrario, come vediamo anche oggi in Ucraina. Però mai avrei immaginato che con la mia Polo rossa targata TS in 3 ore mi ritrovavo all'assedio di Sarajevo. Questo sinceramente, cioè un tiro di schioppo da casa. E la prima immagine che mi è rimasta impressa per sempre nella mente dell'assedio di Sarajevo, e che voglio raccontarvi, nel 92, è quando alle porte della città c'era un posto di blocco di giovani volontari, giovani miliziani croati, talmente giovani che a malapena avranno avuto 18-20 anni, insomma, avevano queste divise mimetiche nuovissime tirate fuori dal cielo, i Kalashnikov erano appunto appena tirati fuori dalle casse che arrivavano allora dalla Germania, e però mi colpì la loro diciamo originale capigliatura, nel senso che si erano, attenzione all'età, ragazzi di 20 anni, e si erano rasati completamente a zero i capelli e avevano lasciato solo una specie di ciocca a forma di U per Ustascia, no? E io
chiesi, ma ragazzi, ma voi sapete? Sì, sì, noi siamo i figli degli Ustaš, ragazzi, 20 anni, che probabilmente, appunto, prima c'era la Jugoslavia, certo non avranno studiato a scuola, insomma, che gli Ustaš, il regime di Ante Pavelić, era un regime di simpaticoni, no? E questo fu il primo impatto. Poi, quando entrai a Sarajevo, anche qua, assedio a Sarajevo, si è detto, scritto tantissimo, si è sempre pensato che solo i serbi, per esempio, avevano i che circondavano Sarajevo, avevano i cecchini. Non era così. I cecchini erano da ambo le parti, come spesso accade, come sempre accade nelle guerre, tutte e due le parti, o in quel caso erano più parti, non solo due, avevano e hanno le mani sporche di sangue. Quindi i cecchini erano anche i bosniachi, ovvero sia i musulmani, no? Di Sarajevo. E un giorno vado in una postazione di questo cecchino bosniaco a Sarajevo, ricavata nei sacchetti di sabbia, con delle tavole di legno per la feritoia, eccetera, e guardo le tavole di legno, e nelle tavole di legno scopro che questi ragazzi, anche appunto come i ragazzi croati, avevano inciso i simboli dei reparti delle SS che erano stati creati a Sarajevo in Bosnia ai tempi del secondo conflitto mondiale, ovviamente alleati dei tedeschi. Poi, in una notte di tregenda in cui appunto Sarajevo era un incubo per noi giornalisti, perché era un terno all'otto arrivare solo al leggendario Holiday Inn e sfidare quella che noi chiamavamo la Sniper Alley, cioè che in realtà si chiamava Viale Marshal Tito, che però era un viale maledetto, largo, unico, che è esposto al tiro dei cecchini e anche alle granate. Quindi era un terno all'otto, insomma, per questo viale arrivare all'unico posto dove si poteva in qualche maniera dormire, cioè l'Holiday Inn, che aveva un buco di una cannonata di un carro armato serbo da una parte e dall'altra, cioè aveva fatto il buco da una parte e dall'altra. E dicevo che durante la notte spesso e volentieri scoppiavano delle feroci battaglie nei punti di contatto, per esempio il Parlamento, la zona di Garbavica, perché c'era un fiume e dall'altra parte c'era il quartiere serbo, insomma i punti di contatto. E allora, in una di queste notti in cui il combattimento era feroce ed era illuminato dai Bengala, a un certo punto, come spesso accade in queste battaglie urbane, verso l'alba c'è un attimo di tregua, di calma. E diciamo, assieme ad altri due colleghi, dico, proviamo a passare le linee, perché il reportage perfetto è sempre quello che si fa da una parte e dall'altra. Dopo non siamo più riusciti a farlo, ma in quel caso ci siamo riusciti. È stato forse un po' avventato, ma siamo riusciti in quel momento di tregua a passare le linee. E siamo arrivati praticamente col sorgere del sole, di fatto, insomma, c'era anche questa nebbiolina mattutina, e dalla nebbiolina mattutina, dall'altra parte, cioè dalla parte delle linee serbe, e dalla nebbiolina mattutina salta fuori un fantasma, no? Lo guardo appunto a distanza e dico, ma da dove salta fuori questo? Ed era un soldato serbo, ancora con la coperta stile Primo Guerra Mondiale, no? Attorno, un moschetto che probabilmente non dico che era la Prima Guerra Mondiale, ma della seconda sì, ma quello che mi colpì è che sulla bustina che aveva in testa dell'esercito jugoslavo, la classica bustina, aveva strappato la classica stella rossa dell'esercito jugoslavo e ci aveva messo lo stemma dei Karađorđević, che erano, Karađorđević era la dinastia serba jugoslava prima della seconda guerra mondiale, prima di Tito, prima insomma della Jugoslavia socialista che poi abbiamo conosciuto. Perché vi faccio questo racconto? Perché era chiarissimo per me che non solo in Bosnia, ma anche nella terribile guerra di secessione in Croazia, che non fu una passeggiata, poi parleremo anche del Kosovo, insomma, tornavano al pettine i nodi della storia, no? È come se Tito avesse in qualche maniera fosse riuscito a mettere in una pentola a pressione, creando uno Stato federale che si riconosceva
in Tito e nella Jugoslavia, però aveva messo nella pentola a pressione tutti i conti non saldati con la storia della fine della Seconda Guerra Mondiale. Spesso, giustamente, insomma, si ricorda il dramma delle foibe dell'esodo, ma io dico sempre che ovviamente c'è sempre il dibattito e quanti erano, e migliaia, e migliaia, non migliaia, questo, quell'altro, eccetera. Come se, come dire, se invece che 10.000 sono 8.000, non so, indifferente, cambi qualcosa, no? Non penso che cambi molto. Ma se guardiamo i numeri del massacro che le forze di Tito hanno compiuto delle loro popolazioni, dei serbi, dei croati e degli sloveni, sono numeri impressionanti. Stiamo parlando di 250.000 di persone, e non solo militari, cioè gente che aveva imbracciato il fucile, ma le loro militari con tutte le loro famiglie. E pochi lo sanno, perché ormai si va in Slovenia giustamente per fare un giro in bicicletta, per mangiare bene, no? Ma la Slovenia è un cimitero parte nascosto, che dopo l'indipendenza, con una commissione governativa, ha riportato alla luce. Pensate, hanno trovato circa 700 la Slovenia, cioè, come dire, un po' più grande figura di Zia Giulia, insomma, 700 fra fosse comuni, cave, foibe, grotte, dove sono stati sepolti per 50 anni, nascosti per 50 anni, le vittime della giustizia sommaria di guerra ordinata da Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non erano angeli, ovviamente, erano gli Ustascia, erano i Domobranzi, erano i cetnici, però anche i cetnici di quel miliziano serbo che appunto ho incontrato all'assedio di Sarajevo, che avevano combattuto anche contro i tedeschi e un po' alleandosi anche con noi. Però questi conti tornavano al pettine, e secondo me per questo la guerra etnica in Bosnia è stata anche una guerra politica e di conti storici, ed è diventata spaventosa. Se pensate, stiamo parlando praticamente in 3 anni di 100.000 morti. E adesso faccio un piccolissimo passo indietro, che forse è ancora più attinente e vi può essere utile. Il generale Silvio Mazzaroli, generale degli Alpini, ha appena dato alle stampe da poco, da qualche mese, al libro delle sue memorie, di cui ho curato la prefazione. È un libro molto interessante, ovviamente, che insomma, la vita di un grande alpino, missioni all'estero, insomma, ha vissuto tutta l'epopea dai muli a oggi, insomma, no? Però il generale Mazzaroli, e questo è l'aspetto interessante, negli anni fra caduta di muro a Berlino e inizio della fine della Jugoslavia, cioè 89, 91, 92, era addetto militare a Belgrado. E nel libro fa delle rivelazioni importanti. Ovviamente, come ha detto militare a Belgrado, i servizi di sicurezza, i servizi segreti jugoslavi ancora, sapevano benissimo chi fosse Mazzaroli, figlio di Esuli, ovviamente lo controllavano, e ovviamente avevano dei rapporti anche stretti con lui e con l'ambasciata italiana. Quando tutto iniziò a crollare e si cominciavano a sentire i primi scricchioli, il capo di Stato Maggiore jugoslavo, ovviamente di etnia serba, ma insomma il capo di Stato Maggiore jugoslavo, lo portò a fare una lunga gita, passeggiata sul Tricorno, così, insomma, e gli fece un discorso del seguente tenore: qua si rischia l'implosione, voi italiani avete degli interessi sull'Istria, sulla Dalmazia, perché non ci date una mano e ci mettiamo d'accordo? No? Quando il povero Mazzaroli riferì questa discussione, questa proposta neanche tanto velata, e la riferì a Roma, scoppiò il panico, ovviamente, no? Oddio, cosa facciamo? No? In realtà si potevano fare tante cose, si parlò anche allora di
un invio di caschi blu italiani, ma non avevamo mai il coraggio, devo dire, perché sarebbe stata una mossa geopolitica, prima di tutto in controtendenza a quello che era la comunità internazionale allora, sponsorizzata e voluta anche molto dal Vaticano, cioè quello di favorire la secessione di tutte le repubbliche o di gran parte delle repubbliche jugoslave, e quindi sarebbe stato in controtendenza, e però insomma per cose di questo genere che possono anche finire male c'è bisogno di non politici politicanti, ma c'è bisogno insomma di un Churchill di turno, ecco, cioè come dire, no? Ecco, non di gente così, no? E quindi andò a finire tutto in niente e arrivammo appunto a Sarajevo, alla disgregazione, al disastro e così via. Ma i serbi, questo è un altro aspetto interessante, continuarono su questa strada di diciamo un po' stuzzicare l'Italia e una sorta di esca un po', magari un po' avvelenata per l'Italia. E pochi lo sanno, ma io feci un servizio e andai con loro, che nell'entroterra dalmato fu fondata addirittura una brigata, chiamano tutte brigate perché sono quattro gatti, ma comunque diciamo una brigata, la brigata Garibaldi. Ovviamente la brigata Garibaldi doveva essere formata da italiani della Dalmazia che forse sapevano due parole in italiano, però insomma avevano anche dei nomi, dei cognomi insomma abbastanza italiani. La fondò un certo capitano Dragan, che era un ex legionario comandante di questi berretti rossi, che erano dei reparti abbastanza speciali dei serbi nella Craina, nell'entroterra dalmato soprattutto, che però anche lui finì male. L'obiettivo era dateci una mano per conquistare Zara, no? Anche in quel caso ovviamente il terrore correva lungo il filo, quindi insomma non si è mai fatto nulla, e Dragan è finito male, perché poi insomma il treno della storia va avanti, e i serbi, che sicuramente devo dire noi abbiamo anche demonizzato un po' troppo, perché là il migliore, scusate il termine, la battuta, c'aveva la rogna, insomma tutti avevano le mani sporche di sangue. Dicevo che i serbi hanno perso la guerra jugoslava, e Dragan penso che sia ancora adesso, sta uscendo di galera, qualche galera in galera a Fiume, insomma condannato come criminale di guerra e come comandante appunto della brigata Garibaldi. Ma dopo la Bosnia e dopo la Croazia, la Slovenia è stata una passeggiata. Posso solo raccontarvi questo aneddoto che magari pochi sanno. In Slovenia, il giorno dell'indipendenza a Lubiana, nella piazza principale, c'era anche una bella e simpatica signorina che in Vespa, mi hanno raccontato chi l'ha portata, insomma, in Vespa con la bandiera slovena, appunto giustamente inneggiava alla secessione, all'indipendenza. Tra l'altro la stessa simpatica signorina invece con le sue amiche, quando era morto Tito, aspettavano questo treno blu, no, quel feretro che aveva fatto il giro di tutta Jugoslavia, ed erano disperate, piangenti come tutti i jugoslavi quando passò il feretro di Tito. Beh, questa simpatica signorina si chiamava e si chiama Melania Trump, ed è passata direttamente dalla secessione slovena alla Casa Bianca, no? E quindi è diventata la First Lady. Io andai a fare un servizio proprio su di lei quando nessuno pensava che Trump potesse diventare presidente degli Stati Uniti, e andai proprio in questo piccolissimo posto che si chiama Sevnica, dove era nata e da dove ha iniziato la sua avventura nel mondo, e trovando le amiche. E chi ho trovato? Ho trovato ovviamente la sua anziana professoressa, che si ricordava perfettamente ovviamente di Melania. Ho trovato le compagne di banco che erano assieme per tanti anni a scuola, e sempre così, no? Sono andato nella scuola che aveva frequentato e che adesso chiaramente si è trasformato in una specie di museo, no? Perché ovviamente per gli sloveni, no? Chiaramente, e nella scuola che ho frequentato mi hanno tirato fuori addirittura i disegni, i compiti, le cose di Melania, che non si chiamava Trump, ma in un'altra maniera. Però a parte questa parentesi, io volevo spendere due parole per
il Kosovo. Perché? Perché anche il Kosovo l'ho vissuto, direi anche un po' sulla mia pelle, in tutte le sue sfaccettature. Ricordo che nel 1997 del Kosovo non è che si parlava, o si parlava poco, c'era un certo Rugova che era questo leader gandiano pacifista e convinse il direttore di Panorama e disse: guarda che in Kosovo succederà qualcosa, mandami in Kosovo che vediamo che succede. Mi mandò in Kosovo e 2 anni prima, cioè nel 97, io scrissi un reportage col titolo tipo il Kosovo lotta per l'indipendenza, una roba del genere, insomma, no? Nessuno mi credeva. Nel 98 fu il primo, assieme ad altri due carissimi colleghi, uno purtroppo già Michele Sin, un altro non c'è più, Raffaele Ciriello, che poi è stato ucciso a Ramalla, ad entrare con Luci K dall'Albania a piedi in Kosovo e a cercare di uscirne finendo in un'imboscata serba e salvandoci per miracolo. Nel 99 seguì tutti i 70 passa giorni di bombardamento della Jugoslavia per il nodo del Kosovo. E, beh, oggi i russi nel Donbass, non solo oggi, in realtà negli ultimi 8 anni, ma i russi nel Donbass paragonano tantissimo il Kosovo e l'intervento occidentale pesante con, per darvi un'idea, i raid aerei, insomma, nelle prime settimane sfioravano anche i 1000 al giorno, no? Non era uno scherzo. E paragonano tantissimo, ma come? Voi siete intervenuti perché c'era una maggioranza albanese in armi che si è ribellata in armi. Il Kosovo era una provincia della Serbia, come il Donbass è una regione, una provincia dell'Ucraina, però voi siete intervenuti e avete bombardato i serbi e avete favorito l'indipendenza del Kosovo. Noi da 8 anni diciamo che nel Donbass la maggioranza è filorussa, questo è vero o falso, insomma poi possiamo discutere, ma in parte è così, almeno quelli che sono rimasti adesso. Non siamo intervenuti per 8 anni, però se interveniamo per prenderci il Donbass non va bene. Ecco, allora queste contraddizioni, forse, fermo restando che se i russi avevano delle ragioni, le hanno perse il 24 di febbraio quando hanno invaso coi carri armati un paese, e questo è un dato di fatto, però insomma penso che voi, soprattutto docenti e anche con gli studenti, dovreste porre queste domande, no? 2 pesi e 2 misure? Sì, sì. È come il fatto banale che la storia la scrivono i vincitori, insomma, no? Cioè, ecco. Quindi, insomma, questo è un punto della disgregazione della Jugoslavia che è molto legato a quello che sta accadendo in Ucraina. Tra l'altro, in Croazia era stata formata una legione internazionale in cui c'erano anche degli italiani che combattevano al fianco dei croati, con i serbi c'erano i russi, i volontari cosacchi che combattevano appunto nei 10 anni di disastro jugoslavo. Uno dei comandanti, uno insomma, dei responsabili, Gaston Besson, un francese che è stato anche ferito, anche abbastanza gravemente in Croazia, me lo sono ritrovato a Kiev nel 2014, dopo Maidan, che organizzava l'arrivo dei volontari pro-ucraini. Quindi i collegamenti ci sono e è abbastanza evidenti. Ma oggi com'è la situazione? No? Sono passati di fatto 30 anni. No? Tra l'altro, ecco, vi racconto un aneddoto. Al ventennale dell'assedio di Sarajevo, hanno invitato un po', giornalisti olandesi hanno organizzato e hanno invitato un po' di veterani di quell'assedio, compreso il sottoscritto, c'era anche Toni Capuozzo, insomma. E siamo andati proprio all'Holiday Inn. Siamo arrivati all'Holiday Inn, hanno organizzato una cosa bellissima, sono venuti a suonare il piano con lui il quale aveva suonato davanti alla biblioteca di Sarajevo, data le fiamme all'inizio dell'assedio, insomma, una cosa bellissima. Allora io a un certo punto
sono a Sarajevo e chiamo al telefono il mio vecchio fixer. Il fixer è un interprete, una guida, un amico che soprattutto ti dice andiamo a destra, andiamo a sinistra, perché appunto può fare la differenza fra la vita e la morte, e che era un ragazzo serbo molto in gamba, di Pale. Pale è questa cittadina sulle alture di Sarajevo, che era diventata la controcapitale serba, no? A Pale poi intervistato, conosciuto tutti quanti, Karadžić, Mladić, insomma tutta la compagnia cantante. E allora chiamo Branko Mandis, che tra l'altro in nome del questo fragilissimo, e qua veniamo anche al punto, fragilissimo costruzione della Bosnia unita, ma con un manuale Cencelli in cui per esempio ogni ministero aveva le sue quote etniche, no? Cioè nel senso ci doveva essere un po' di serbi, un po' di croati, un po' di musulmani, e non si scappava. Branko Mandis diventò addirittura direttore di una sezione del Ministero degli Esteri, ambasciatore a Zagabria, cioè quindi non era un ragazzotto qualunque, insomma, no? Okay. E lo chiamai, lui era al Ministero degli Esteri, che lavorava come ogni giorno, e dissi, beh, Branko, sono a Sarajevo, sono tornato, ah, che piacere, eccetera, no? Sono contento dopo tanto tempo, no? Ci vediamo per un aperitivo, per... fa dove? Beh, sono all'Holiday Inn, vieni all'Holiday Inn, il centro di Sarajevo, dove vuoi? Ah no, io non mi fermo a Sarajevo. Io prendo la macchina mattina da Pale, vengo al lavoro, finisco il mio turno di lavoro, riprendo la macchina da Pale. Io non resto a Sarajevo, non prendo neanche il pane a Sarajevo. Erano passati vent'anni. Ho dovuto andare a Pale, dove mi hanno organizzato la porchetta, la racchia, cioè, un festone gigantesco. Non c'è stato verso di convincerlo che ci vediamo per un caffè, per un aperitivo a Sarajevo, per dare l'idea. E non è un pazzo estremista, ultranazionalista o questo genere. Quindi la verità è che il fuoco continua a covare sotto la cenere. E proprio dopo il ventennale, poi ci sono anche tornato di recente, è chiaro che noi siamo riusciti a mantenere questo fuoco sopito coi soldi dell'Unione Europea. Li abbiamo riempito di soldi, gli abbiamo dato appunto il manuale Cencelli etnico per i ministeri, ognuno ha il suo capo. E questo però funziona fino a quando ha funzionato e sta funzionando. Difatti poi appunto Branko Mandis, il mio ex fixer, mi diceva, guarda, se chiudete il rubinetto dei soldi, il giorno dopo scoppia la guerra. E funziona finché i soldi continuano ad arrivare e finché non ci sono delle crisi internazionali, come quella che stiamo vivendo, in cui il conflitto fra Est e Ovest non è più freddo, ma è caldo, e coinvolge non solo l'Ucraina, ma tutto il mondo. E coinvolge soprattutto altre fette d'Europa, come la ex Jugoslavia, che vengono considerate, per esempio, dai russi, come un po', diciamo, soprattutto per quanto riguarda la Serbia, una parte della Bosnia, no? Terreno un po' proprio, no? Dei cugini, sono i cugini i serbi, no? Rispetto ai russi. E difatti non è un caso che hanno una presidenza tripartita, croato, musulmano, un serbo, e Dodik, il serbo, che tra l'altro era stato messo a quel posto dagli americani, ha cominciato non solo a staccarsi dagli americani, ma ha cominciato a dire, anche e soprattutto continua a dirlo adesso con la crisi in Ucraina, che ormai la Bosnia non esiste più, che i serbi e la Bosnia devono avere uno stato autonomo collegato alla Serbia, sono confinanti, no, con la Serbia, perché effettivamente esistono queste tre entità, le chiamano, e la cosa incredibile è che non ci sono confini, no? Però ti rendi subito conto quando passi da un'entità all'altra, perché cambia tutto, no? Cambia la bandiera, cambia la divisa della polizia, cioè sembrano mondi diversi che noi abbiamo voluto tenere assieme. Infatti la fine della guerra in Bosnia è stata un'ottima operazione militare, no? Ma una pessima operazione politica, pace di Dayton, eccetera, ormai
lascia il suo tempo, e io temo che potremmo, potrei purtroppo tornare a prendere non più l'Apollo, insomma, ma la mia macchina a Trieste e ritrovarmi di nuovo nel caos della Bosnia anche a breve. Quello che poi è rimasto e rimarrà e sarà difficile, difficilissimo da, per generazioni da diciamo superare, sono i massacri, perché nella ex Jugoslavia purtroppo, ripeto, i lager che abbiamo visto, le foto, certo, i serbi forse ne avevano di più, ma c'erano anche i lager dei musulmani dove c'erano i prigionieri serbi che erano trattati uguale, cioè massacrati, violentati, torturati, uguale. Solo che erano di meno, no? Addirittura a un certo punto a Mosca è scoppiata una guerra fratricida fra croati e musulmani. Io penso, in tutta la guerra in Jugoslavia, di non aver mai visto niente del genere. Cioè è stata la guerra più spaventosa e più feroce fra quelli che erano alleati fino al giorno prima. Ma quello che sicuramente mi è rimasto impresso, e adesso ritorno alle origini e alla mia famiglia, è stato proprio il massacro di Srebrenica. Ormai è appurato, 8.000 morti sepolti in fosse comuni, e qua so che il generale Capporini anche ne ha accennato, no? Parlando della inconsistenza, penso, insomma, un po' dell'ONU che non è stato in grado, con i caschi blu olandesi, di fermare quel massacro. D'altro canto, se pensate in Ucraina, il segretario generale delle Nazioni Unite si è palesato a Mosca e a Kiev 2 mesi dopo l'inizio del conflitto, cioè giusto per dare un'idea, e non ha combinato assolutamente niente. Però io sono stato uno dei primi, anzi il primo giornalista italiano, a assistere alla riesumazione della prima fossa di Srebrenica. E quello che mi ha colpito e che vorrei raccontarvi è che in questa fossa c'erano molti militari, ma fra i primi che hanno tirato fuori, quindi prima hanno ammazzato i militari, c'era una donna, evidentemente con suo figlio, perché si vedeva che era un ragazzino sicuramente minorenne, e la cosa incredibile era che questa donna aveva, dalla postura, dalla posizione come l'hanno tirata fuori, era chiaro che aveva cercato di far scudo col suo corpo al figlio. C'è stata la sventagliata di mitra, hanno colpito lei, è caduto nella fossa anche il figlio, e ovviamente sono stati sepolti là assieme a tutti gli altri. Ma quello che mi ha colpito più di tutto quando li hanno tirati fuori e hanno cominciato a ripulirli dal fango, insomma, cercare di capire, poi erano importanti i vestiti, era importante il DNA, insomma, erano importanti tante cose da preservare, questi erano questi esperti dell'ONU proprio di riesumazioni, ho notato i polsi, no? I polsi di entrambi erano legati dietro la schiena con il filo di ferro. Era lo stesso racconto che mi faceva mia nonna di Momiano d'Istria, tramandato nel tempo, delle colonne di Infoibati. Cioè i polsi legati col filo di ferro dietro la schiena, il più fortunato, tra virgolette, era il primo a sbeccare un proiettile in testa e gli altri dietro. Solo che eravamo nel 1995, erano passati un po' di anni, ma evidentemente, soprattutto nei Balcani, soprattutto nell'ex Jugoslavia, per il motivo che vi dicevo prima, i conti con la storia non erano stati completamente chiusi, e quindi si è tornati agli orrori di allora. E io temo che questi orrori, come in parte stanno anche accadendo in Ucraina, possono tornare e ritornare e ritornare. Allora è bello, è facile dire mai più, mai più, mai più. Purtroppo però invece non è così. Grazie. Grazie.
Grazie, se volete rivolgere qualche domanda al nostro dottor Miloslavo, avete facoltà. Ecco, abbiamo una mano. Sì, non siamo contenti delle... Ci dovrebbe essere sì. Un volante. Più che una domanda, una condivisione, se è possibile. Brevissima, io sono stata a Sarajevo con le forze di interposizione di pace e quindi guidati dalla Papa Giovanni XXIII, non so se lei ne ha conoscenza, che ha lavorato anche sul confine, poi sono stata a Pag in un campo profughi e ho visto la guerra da quell'altra parte, dalla parte delle vittime, no? E quindi ascoltandola, no, mi ha proprio riportato a quel tempo, a quella fatica, ma anche un profondo ringraziamento per la lucidità, no? E per la, come dire, il rispetto, ecco, che lei nel suo racconto ha dato anche di questi che sono state le vittime, no? E dalla quale la quale parte io mi sono ritrovata a condividere. Quindi loro non lo potranno mai fare, no? Ma glielo dico, mi sono resa portavoce per loro, no? Nella vita. Quindi grazie anche da parte loro. Sì. Prego. Buongiorno, io sono anch'io, ho fatto un viaggio a Sarajevo e ho conosciuto quella nonnina che ha permesso con la sua famiglia di scavare il bunker, il passaggio, il tunnel da una parte, dalla parte dei musulmani fino sotto all'aeroporto per far arrivare le provvigioni, insomma, il cibo, l'acqua e i farmaci soprattutto che servivano per quelli assediati di Sarajevo. E in quella guerra ho perso anche un amico, perché io quella guerra l'ho vissuta, perché sono di Pola oramai, lo sanno tutti, e in quegli anni i miei genitori ancora vivevano a Pola, dopo poi hanno deciso di venire via anche loro. E quel primo Natale di guerra del 91, era proprio quando si stava preparando la guerra, siamo scappati tantissime volte in rifugio. Siamo dovuti scappare nelle cantine, perché nel mio quartiere i rifugi non ce n'erano, perché i serbi volavano e minacciavano di bombardare tutto quello che non era serbo. Quindi il cantiere navale, l'aeroporto, ma anche le case di cittadini non serbi, insomma, che invece lasciavano le luci accese per farsi riconoscere. E dicevo, in quella guerra è morto anche un mio amico che era uno di nazionalità italiana, Vittorio Fraccaro, che è andato volontario a combattere con i croati, purtroppo ci ha lasciato le penne. E quindi insomma ho tanti, tanti ricordi, tante emozioni legate a questi momenti. Grazie mille per il suo grazie. Impegno. Adesso non so se magari lei si ricorda con che brigata, ma c'era una brigata, la 111ª brigata con cui sono stato proprio nel 91 a nord di Fiume, ma a pochissimi chilometri, cioè attaccata alla città. Cioè uno dice vabbè la guerra, 100 chilometri, no, cioè attaccata alla città, dove c'erano tanti, diversi volontari anche, cioè italiani dell'Istria, dicono, anche se devo dire la maggioranza cercava di evitare il servizio militare, non aveva nessuna voglia di andare a morire. Però quel tunnel, mi fa piacere che lei ha citato il tunnel, perché quando sono tornato a Sarajevo questo tunnel è stato trasformato, anzi vi consiglio di portare, se è possibile, se è realizzabile, i vostri studenti a Sarajevo, e c'è l'imbocco di questo tunnel, è stato trasformato in un museo, no? E ci sono dei ragazzi che probabilmente sono nati dopo la fine della guerra o comunque erano piccolissimi durante l'assedio e che tengono, insomma intrattengono, no, i visitatori. Allora io sono andato, mi sono fatto spiegare, ovviamente il tunnel che passa sotto l'aeroporto e adesso è dopo 10 metri è bloccato, insomma è stato di nuovo riempito perché c'è l'aeroporto, insomma. E io sono andato
questi mi raccontano, sì, perché di qua passano i rifornimenti, eccetera, li ascolto e dopo alla fine gli dico, e sì, mi ricordo perché io sono passato di qua e questi non credevano ai loro occhi. E tra l'altro, come spesso succede in queste situazioni di guerra, siamo riusciti a passare dopo giorni di pesanti bombardamenti proprio all'ingresso del tunnel, a casa che lei cita della nonnina, all'imbocco del tunnel, perché ovviamente i serbi sapevano dove era l'imbocco, sapevano dove era l'uscita, ma pur bombardando l'aeroporto non riuscivano a sfondare, perché il tunnel insomma era profondo ed era proprio come nei film la galleria dei minatori, insomma, per intendersi. Ed è stato uno dei momenti più incredibili quel passaggio del tunnel, proprio perché si portavano carburante, munizioni, viveri, medicinali e tornavano i feriti, cioè una situazione veramente drammatica, e sopra i serbi continuavano a bombardare. E poi tra l'altro, quando siamo arrivati dall'altra parte, il solito, che lo trovi in tutte le guerre, no? Il solito dure pure la polizia militare bosniaca che dice: ma avete il permesso per passare il tunnel? Beh no, ma siamo passati, poi la tornate indietro, cioè, per dar l'idea di come capita. Ma quello che volevo raccontarvi al di là del tunnel è i ragazzi che adesso sono grandi, ma che hanno vissuto l'assedio di Sarajevo. E soprattutto già Michele Singh aveva filmato un ragazzino che era stato, stava per perdere una gamba, insomma si era beccato una scheggia di mortaio in una gamba, però dopo alla fine insomma è stato salvato, non ha perso la gamba, eccetera. Questo ragazzino è diventato un giovanotto grande come un armadio, ed è entrato in polizia, cioè quindi era anche un poliziotto, cioè quindi insomma uno, come dire, no? Anche un po' col pelo sullo stomaco. E noi per il ventennale lo cercavamo disperatamente, alla fine siamo riusciti a trovarlo. E abbiamo trovato prima il padre e ci ha detto: no, ma tornate, sì, mio figlio, come no, mi ricordo voi giornalisti che avete filmato quando lo portavo in braccio, che stava sanguinando, eccetera. Tornate, magari vi farà piacere, eccetera. Insomma, noi torniamo, quando arriva a casa vestito da poliziotto, era veramente, cioè, aveva le spalle di un armadio, insomma, cioè, diventato non più un ragazzino, no? Era un uomo, no? E sul computer gli mostriamo il filmato di quando lui è stato ferito e noi l'abbiamo filmato, no? Eccetera. Beh, è sbiancato, no? E non è riuscito più a parlare. Cioè, lui aveva rimosso in qualche maniera. Rivedersi ferito, quasi moribondo, no? In quella situazione gli ha provocato uno shock, no? E non ha voluto più parlare, insomma, è rimasto scioccato. Questo per dire quanto la guerra, e questo forse appunto è importante anche raccontarlo ai vostri studenti, la guerra comporta delle cicatrici profonde, che sì, la pace si deve fare sempre, ovviamente, però dopo la pace rimangono queste cicatrici, insomma, per tanto, tanto tempo. Grazie. Grazie. Altre domande? Scusami, grazie al dottor Versari, che da tanti anni ormai c'è vicino come suo ruolo in ministero, e un vivo ringraziamento anche all'assessore Donazan. Non è banale che da Vicenza, ma comunque da Venezia, sia venuta qua solo per salutare e per fermarsi il tempo di ascoltare il dottor Biloslavo, e soprattutto un grazie a Fausto, che invece è venuto addirittura dall'Ucraina, e quindi davanti a questo mi spiace per gli altri, era più scomodo di tutti. Ecco, no, mi fa piacere, oggi si chiude la scuola estiva, mi fa piacere perché si sono un po' chiusi tutti i fili e tutti i discorsi che abbiamo tessuto in questi giorni. Io proprio all'apertura, lunedì, il primo giorno, facevo riferimento alla guerra degli anni 90 e mi collegavo a quanto dicevi tu, non è casuale, al discorso di Mazzarolli, non è casuale che vanno gli anni di Tangentopoli, gli anni in cui la politica era in crisi interna, per cui evidentemente tutto quello che era al netto di tutti i problemi della Prima Repubblica, ma sono stati anche anni dove questo crinale è diventato ancora più difficile, quindi i problemi della politica estera erano inevitabilmente messi in secondo o terzo piano. Mi fa piacere dirti che stiamo
ipotizzando di fare un lavoro su Carlo Lavnik, che era uno dei capi della Brigata Garibaldi. Siamo riusciti a trovare un diario e quindi vediamo di ricostruire anche da questo punto di vista, perché sono tanti ragionamenti e discorsi che dobbiamo finire per chiudere quello che è il percorso di una storia complicatissima, quale è quella del confine orientale. Quindi sono contento e ringrazio anche tutti i docenti che sono qui oggi, perché credo che sia per loro importante ritornare nelle loro classi e per i prossimi anni raccontare quanto hanno sentito oggi da Fausto in questi giorni alla scuola estiva. Grazie a tutti. Se non ci sono altre domande, invece ci sono le domande, dottor Marino Amici. No, più che una domanda, è un'osservazione. Allora mi complimento con Fausto per la sua chiara, no, limpida, nonostante arrivato dall'Ucraina, con stanchezza, ma chiara, limpida esposizione. No, volevo che tu potessi ricordare, io ho origini dalmate, come sono di Zara, la guerra in ex Jugoslavia e in Dalmazia, l'assedio di Ragusa, che i croati chiamano Dubrovnik, bombardata con le bombe russe. Il generale Penev dal Mar Nero portarono per armare i montenegrini che hanno bombardato Ragusa, hanno bombardato pure la mia città di Zara. Io ho perso anche due cugini e mi hanno distrutto nel 92 la casa, come ti ho raccontato, di famiglia che ancora resisteva. Ecco, ti volevo chiedere la tua esperienza in Dalmazia, qual è stata? Grazie. Allora, c'era questa leggenda, pensavamo, no, dei volontari russi. In realtà i volontari russi c'erano questi cosacchi non organizzati come adesso nel Donbass, che è tutta un'altra storia, insomma. Ma c'erano questi cosacchi che soprattutto sono andati, si sono arruolati nei reparti montenegrini, perché Ragusa, Dubrovnik, era assediata soprattutto, non solo, ma dal lato anche montenegrino. E dato che non riuscivano a prendere, comunque era una fortezza, insomma avrebbero perso tanti uomini, eccetera, la bombardavano. Solo che Ragusa appunto è un patrimonio dell'umanità, no? Tra l'altro si sta cercando adesso, io sono, insomma, uno degli ultimi giorni l'ho passato ad Odessa ed ero in collegamento proprio in diretta con la rete Mediaset, col sindaco di Odessa, e ovviamente sono arrivati due missili balistici sopra la testa. E l'Italia si sta mobilitando, il ministro Franceschini, per in fretta elevare Odessa a patrimonio dell'umanità. C'è una procedura molto lunga, eccetera, ma dato che c'è la guerra, anche perché Odessa è la città ucraina più italiana di tutta l'Ucraina. È bellissima. E Odessa un po', anche perché sul mare, insomma, mi ricorda Ragusa. Poi per quanto riguarda Zara, a un certo punto i serbi avevano preso quasi tutto, cioè i croati erano schiacciati sul litorale, no? Tenevano non completamente tutta la strada da Zara a Ragusa, ma però erano schiacciati, erano con le spalle al mare. Però non hanno mai perso neanche Zara, hanno perso alcuni quartieri, hanno perso alcune, insomma, zone, hanno giustamente combattuto duramente. E là di nuovo, perché non era facile prendere una città grande come Zara, era facilmente difendibile, a parte appunto le zone periferiche, penso anche dove hanno distrutto casa tua, no? Perché là era più semplice, diciamo, arrivare là. E là ci fu di nuovo, proprio con la Brigata Garibaldi, ma non solo, i serbi della Craina, no? Mandarono una lettera a un generale italiano dicendo: dateci una mano, no? Mandateci armi, fate qualcosa, eccetera, e noi vi prendiamo Zara e ve la restituiamo. Proprio così, papale a papale, ce l'ho ancora qualche parte perché abbiamo pubblicato, insomma, diversi articoli su questo. Quindi c'era su tutta la fascia del litorale, sulla fascia dalmata, insomma, questa pressione serba, e che però non è mai riuscita a sfondare, ecco, veramente, perché loro avevano l'entroterra. Ma la cosa più impressionante fu all'inizio della guerra, perché io andai là e ancora non era scoppiata, diciamo ufficialmente, il conflitto non era ancora scoppiato ufficialmente, e andai a trovare il Monsignor Koschka, che era
il segretario del cardinale, insomma, mi ricordo di Zagabria, ma era questo Monsignor Cosca che parlava perfettamente italiano, che è stato per tutto il periodo di Tito, ovviamente anti-titino, eccetera, in Vaticano, che mi disse una frase che ancora adesso ricordo. Mi disse, sa, eravamo poco prima dell'inizio della fine, no? Mi disse, sa, qua, dalle nostre parti, quando una testa comincia a rotolare, ne rotolano tutte le altre, cioè quando viene ammazzato qualcuno, tutte le altre dietro, no? E così fu, e così fu. E dopo Zagabria andai giù proprio verso Knin, un po' il litorale, un po' dentro, eccetera, e già si vedeva questa situazione a Chiazza di Leopardo, cioè c'erano dei posti di blocco di gente sconosciuta. Allora, sulle isole, sul terreno c'erano i croati, perché poi anche il problema era, ma chi siete, no? Perché, cioè, non... no, noi siamo croati, no? Civili, però calasci, eccetera. Ah, ok. Andavi un po' verso Knin, e voi chi siete? No, siamo serbi, no? E poi c'erano, non so, i poliziotti, per esempio, le stazioni di polizia si erano già divise, no? A metà. Allora, c'era una parte i poliziotti serbi e una parte i poliziotti croati. C'era una situazione paradossale, insomma. E poi quando scoppiò in maniera deflagrante anche per questo motivo, proprio per questa chiazza di Leopardo, insomma. Sì, c'è la professoressa Ziviani che vorrebbe. Allora, alla luce di quanto lei ha illustrato, le faccio una domanda. Secondo lei il modello di società multiculturale, multietnica, è possibile, è praticabile, o dobbiamo pensare che sia un modello fragile laddove c'è e impraticabile laddove, come in questi scenari, la storia ci ha insegnato che le rivalse nazionaliste ed etniche comunque sono destinate ad emergere? L'unico che è riuscito a mantenere questo modello in nome del socialismo e anche del suo carisma è stato Tito. No, lui ci è riuscito. Però è morto Tito, tutto è crollato, perché evidentemente era il fondamento anche, no? Per cui adesso, dopo 30 anni di Bosnia artificiale, prima o dopo i nodi torneranno al pettine e scoppierà di nuovo qualcosa, no? Beh, nel caso della ex Jugoslavia sicuramente sì, il socialismo di Tito, intelligente, perché poi appunto all'inizio era lo Stalin, dopo si ha fatto lo strappo con Stalin, eccetera, sicuramente ha fatto quella. Ancora adesso la gente anche che ha combattuto, no? Ricorda Tito con un certo, non dico affetto, ma insomma dice, beh, almeno quando c'era lui, no? Qua c'era lavoro, non ci ammazzavamo, eccetera, insomma. Il punto è che io penso che al di là dell'ideologia sia stato l'uomo, no? A riuscire a creare questa Jugoslavia a sua immagine e somiglianza. E l'uomo che era anche un dittatore, perché chiaramente, insomma, cioè, certo non come Stalin, insomma, ma però, come dire, non è che si discuteva tanto libertà d'opinione o roba di questo genere, ha ammazzato anche i comunisti che non erano d'accordo con lui, li ha spediti a Goliotok. Però ecco, il carisma era tale, con la storia della guerra partigiana, con questa appunto guerra impossibile, sembrava, no? Contro l'asse, eccetera, la vittoria, le cose, il massacro che ha fatto, quasi il genocidio direi, insomma, un quarto di milioni della sua popolazione, eccetera, è riuscito a dare questa idea di Jugoslavia. Ma era chiaro che alla sua morte non c'era un secondo Tito, questo è il punto. C'è un secondo Tito, no? E ovviamente le persone non possono vivere per 300 anni, questo è il punto, insomma. Quindi la società multietnica ha mostrato in ex Jugoslavia tutti i suoi limiti anche. Mi ero segnato, e adesso mi ricollego, un altro, diciamo, danno collaterale, fra virgolette, della situazione dell'ex Jugoslavia, di queste guerre, di questi paesi, sì, che in parte sono entrati nell'Unione Europea, in parte no, c'è ancora il fuoco che cova sotto le ceneri, ci riguarda da vicino, perché si chiama rotta balcanica. Ce la siamo dimenticata,
ma la verità è, e anche perché adesso, con tutto quello che succede, ovviamente, gli ultimi problemi, che ogni santo anno migliaia di persone, addirittura nei tempi d'oro un milione di persone, passano attraverso i Balcani e arrivano in Europa fino da noi. L'aspetto interessante, sono stato molte volte a seguire la rotta balcanica, sono stato proprio i migranti rincorsi dai croati, dai beccari lupo, eccetera, insomma è stata un'avventura pure quella. E l'aspetto più interessante è che all'inizio, dato che gran parte di questi migranti sono musulmani, vengono da paesi musulmani, musulmani come vuol dire, insomma, bevono, mangiano, insomma, diciamo che sono formalmente musulmani, la popolazione musulmana della Bosnia, che era la più interessata perché il cantone della Bosnia che è più a ovest, che confina con la Croazia, dove alla fine come un imbuto arrivano tutti là e i serbi li fanno passare perché non li vogliono, dicono, sì, andate pure, no? È il cantone di Bihać, un cantone dove si è combattuto duramente durante la guerra, disastrato anche per gli effetti della guerra, e sono comunque la stragrande maggioranza musulmana. All'inizio li accoglievano come fratelli, cioè dicevano che se musulmani come noi capiamo, abbiamo vissuto la guerra, siamo schiappati anche noi, e gli davano una mano, eccetera. Solo che finché 1, 10, 100, 1000, quando comincia a diventare 30.000, no? Ogni santo anno, e cominciano a occuparti la casetta che hai nell'entroterra e questo e quell'altro, insomma, aumenta la criminalità perché non hanno neanche una lira, e insomma si crea una serie di problemi, per cui adesso c'è questo fenomeno incredibile che nel cantone di Bihać, io ho fatto un servizio e delle immagini che spiegano tutto, nel cantone di Bihać si sono formati questi partiti musulmani leghisti, cioè, ma uguale, cioè, anzi ancora di più, con queste donne velate in prima fila nei comizi, no? Che quando questi dicevano cosa fanno qua questi turisti, no? E questi, oh! No, nel senso, fino a 2 anni prima, 3 anni prima, li accoglievano, li davano da mangiare, eccetera. Questo è l'aspetto, un ulteriore aspetto da considerare, anche perché da quelle parti tutti continuano ad avere un Kalashnikov sotto il letto. Nessuno ha molato il Kalashnikov. Quindi, se hanno cominciato addirittura a mettere sui, perché questi fanno sempre gli stessi percorsi, facili intercettare, sono sempre gli stessi percorsi, sono sempre le stesse strade, ci sono i cartelli stradali, no? Sui cartelli stradali hanno cominciato a mettere degli adesivi, questi gruppi, con il teschio e le tibie incrociate, no? E con scritto in inglese e in bosniaco, insomma, è scritto The Game is Over, perché i migranti chiamano questo difficile passaggio, l'ultimo passaggio, no? Quello fondamentale, cioè devono passare la Croazia, Slovenia, arrivare in Italia, e lo chiamano il gioco, The Game, no? Perché è un gioco, nel senso qualcuno purtroppo lo ripete 21, io ho trovato gente che ha ripetuto 21 volte, gente che è arrivata fino a vedere le luci di Trieste, Slovenia l'ha presa e l'ha riportato indietro, no? Però questi, cioè, adesso mettono dei simboli molto chiari, di morte, cioè con scritto The Game is Over, no? Cioè, e tutti là hanno un Kalashnikov sotto il letto, quindi bisogna anche stare molto attenti da questo aspetto, diciamo, etnico legato alle migrazioni, e tra l'altro la cosa più grave è che la guerra in Ucraina, con gli altri che sbarcano al sud, è totalmente dimenticata la rotta terrestre, no? Come se non esistesse, ma esiste. Esiste come? Esiste come? A tal punto che pochi lo sanno, no? Poi tutti si sono focalizzati sull'Ungheria di Orban che aveva fatto il muro, eccetera. Ma io ho fatto un servizio, adesso lo smantellano, il nuovo governo lo smantella, sul muro sloveno. Cioè gli sloveni hanno fatto un muro di 135 chilometri fra Slovenia e Croazia, ma un muro, cioè con reticolato, griglie, cioè, come dire, che non è facile superare, insomma, sembra veramente un vallo, insomma, e adesso tra l'altro lo smantelleranno con il nuovo governo. Però dico, no, questi problemi forse sono un po' sottovalutati o non sono portati all'attenzione, insomma, delle agende, anche politiche, anche romane e così via, perché alla fine sì, boh, ok, arrivano, non è più un milione di persone, però insomma, 20.000, 30.000, eccetera, che poi il numero ufficiale di quelli che vengono intercettati
è sempre la punta dell'iceberg, no? Molti, ma perché io sono stato con loro, io ho attraversato i confini con loro, no? Molti dicevano, ah, io in Italia mega mi fermo, io vado avanti, vai, no, vado in Spagna, vado in Inghilterra, vado di qua, vado di là, insomma, ecco, quindi c'è anche questo aspetto da non sottovalutare, e secondo me anche questo è un'eredità della disgregazione della Jugoslavia, perché chiaramente se tu non avessi una zona territoriale così disgregata, la Bosnia soprattutto, perché passano per la Bosnia e i croati invece sono i più duri, la Slovenia anche, cioè, perché la Bosnia è il ventre molle, no? Chiaramente, se tu non avessi questa situazione, no, probabilmente non ci sarebbe neanche la rotta balcanica, o sarebbe in termini molto minori. Vediamo il sì. No, chiaramente venendo da Kiev non era possibile, però volevo segnalare ai docenti che Fausto Biloslavo insieme a Matteo Carneletto ha, a parte che uscirà a breve il vostro nuovo libro sull'Ucraina, però sulla nostra storia ha recentemente pubblicato Verità infoibate. Allora, e anche che il collega, il giovane collega Matteo Carneletto ha fatto proprio, visto che hai citato Galiotto, che ha appena fatto un reportage specifico proprio, molto molto interessante sull'Isola Calva, che non è, insomma... non è un luogo, un'isola che non c'è, ma è proprio un'isola vicino alle meravigliose isole in cui andiamo a fare vacanza. E quindi volevo chiederti, Fausto, se era possibile magari ai docenti che tramite nostro ti fanno richiesta, perché per far avere una copia... Oh, sì. Sicuramente, sicuramente, anche perché io sono partito non col dramma degli istriani, giuliani, dalmati, fiumani, eccetera, ma col dramma appunto degli sloveni, dei serbi e dei croati che sono stati massacrati e che viene alla luce adesso, no? Ufficialmente, cioè con il primo ministro che va là, e il primo ministro sloveno, no? Che va là e ogni anno fa la commemorazione e così via. E poi, ecco, perché verità infoibate? Perché alcune di queste verità effettivamente sono state infoibate per lungo tempo. Per esempio, un capitolo l'abbiamo dedicato l'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E Joe Biden, pochi sanno che si era innamorato follemente di Tito, perché quando era giovanissimo membro del congresso, o già senatore, non mi ricordo, no, penso che era membro del congresso, cioè appena eletto, e c'era Cortina di Ferro, però insomma Tito era l'alleato ufficioso, diciamo, dell'Occidente, no? E lui andò in Jugoslavia ai funerali di un certo Cardeli, che era uno dei braccio destro di Tito, che era uno che era responsabile di vari massacri, a Lubiana, no? E poi, dato che era lui con altri due o tre politici americani, quel tempo, cioè non è che gli americani, soprattutto i rappresentanti istituzionali, potevano muoversi così, c'era stato tutto insomma un'organizzazione diplomatica, Tito poi lo invitò in Dalmazia, non mi ricordo se andarono a Brioni, no, ma penso a Sebenico penso. E lui rimase affascinato da Tito. A tal punto che, tra l'altro questo lo scrive anche nelle sue memorie, cioè nelle memorie di Biden, a tal punto che poi, stiamo parlando degli anni del, sarà stato 1970, qualcosa del genere, insomma, se non ricordo esattamente, però dico, non era passato tantissimo tempo dalla guerra, scrisse poi di suo pugno una lettera a Tito, no? In cui lo ringraziò per l'ospitalità, per la lungimiranza, per la leadership, per questo e quest'altro. E io dico, vabbè, non aveva capito niente, nel senso non sapeva cosa aveva combinato Tito, indifferente, no? Dopodiché però, prima delle elezioni negli Stati Uniti, esce queste sue memorie e dedica di nuovo diverse pagine a Tito, dicendo... unico, è qua, un grande statista, eccetera. Ma la cosa più grave è che quindi noi cominciamo un po' a scavare su questa storia, ma com'è possibile, cioè, nel senso, no? Questo diventa presidente degli Stati Uniti. E allora scaviamo e troviamo cercando un po' con attenzione, insomma, mezzo nascosto sul sito dell'ambasciata americana a Belgrado, che nel 2009, insomma, cioè quindi
pochissimo, cioè dagli anni 70 a oggi, pochissimo tempo fa, quando Biden era vicepresidente di Obama, no, adesso, andò a Belgrado in visita ufficiale e tenne un discorso, chiaramente, e in questo discorso di nuovo ripete Tito qua là eccetera, ma in maniera ancora più, diciamo, pesante, no, nel tessere le lodi rispetto alla lettera, al libro eccetera, quindi recidivo, insomma, no, senza mai dire una parola tipo sì, però ha massacrato anche un quarto di milione di persone, ha cacciato gli italiani, insomma, è differente, bastava che dicesse una parola del genere. D'altro canto, nel libro siamo riusciti, abbiamo avuto anche fortuna, perché praticamente il Quirinale aveva, proprio nel momento in cui, nei mesi in cui scrivevamo il libro, aveva finalmente messo online tutte le foto a colori della famosa visita di Saragat, no? Correggimi se sbaglio, a Belgrado, e poi tra l'altro della visita di Tito a Roma, no? Allora, foto che già parlano da sole, no? E oltre che alle foto, ha messo anche tutti i discorsi ufficiali, non del presidente americano, ma del presidente della Repubblica Italiana, che va a Belgrado a ricucire rapporti, eccetera. Boh, noi ce li siamo letti tutti e abbiamo anche riportato alcuni, abbiamo messo anche il link proprio per chi vuole, che se li vada a leggere, no? Perché adesso sono sul sito del Quirinale, e non c'è una volta, non è Biden, è un italiano, non c'è una volta che questo, ogni volta appunto il brindisi, ogni brindisi c'è un discorso, e finiva con lunga vita a Tito e a Jovanka, e questo, però non c'è una volta una riga che dice sì, però ci avete anche cacciato e ci avete anche infoibato, insomma, anche in maniera diplomatica, così, no? Non dico buona battuta, però insomma, far presente, c'è modo e modo, no? I discorsi sono preparati, mica che si inventa che è capo dello Stato, no? E non c'è una riga, non c'è una riga. Per di più, scopriamo finalmente, erano anni che cercavamo questa foto, a un certo punto, migliaia di foto che hanno messo in cui appunto Tito lo porta dai bambini della gioventù comunista, lo porta sul sacrario dei combattenti, lo porta dappertutto, insomma, una settimana è rimasto in Jugoslavia, lo porta dappertutto. A un certo punto, proprio le foto dei primi giorni, c'è questo palazzo Belgrado, insomma, del ricevimento ufficiale, e là vediamo, purtroppo, diciamo, si vede un po' di sfuggita, Saragat che consegna la famosa onorificenza a Tito, la più alta onorificenza dello Stato italiano, il Gran Cordone, in un contenitore verde, che era stata cesurata fino a 2 anni fa, no? Nel senso, non esisteva questa foto, la consegna e gli consegna questa onorificenza. E il dramma è, pensate, poi dopo noi abbiamo fatto un'inchiesta su questo, eccetera, che se voi andate sul sito del Quirinale, voi trovate andate al link delle onorificenze e digitate Tito e trovate la più alta, il Gran Cordone di Cavaliere di Gran Croce, una roba, no? E trovate Josip Broz Tito, eccetera. Allora la domanda è stata al portavoce, qui ha detto: scusa, ma sta onorificenza non magari si può togliere, ci sono delle proposte di legge, no? Delle cose. Eh sì, possiamo però toglierla per legge solo a quelli che sono in vita. Difatti, e questo è il paradosso del nostro paese, a chi l'abbiamo tolta? Anche ha ragione, per l'amor di Dio, ad Assad, perché era in vita. E allora, su richiesta del Presidente del Consiglio, che penso fosse ancora Ciampi allora, qualcosa, insomma, comunque su richiesta del Presidente del Consiglio, al Capo dello Stato, per indennità dobbiamo togliere la onorificenza al Presidente siriano, consegnata tra l'altro da Napolitano un anno prima dello scoppio della primavera araba, del caos, no? Assad, quando a questo punto sta cosa, allora ovviamente quello in vita può giustificarsi, cioè può dire no, non è vero, no, io non ho ammazzato, non ho infoibato, non ho fatto, no, ecco. Assad cosa ha fatto quando ha scoperto sta cosa? Ha mandato un messo con l'onorificenza stessa di Tito all'ambasciata italiana a Beirut, ha detto tenetevela, non mi interessa, no? Però per dire, l'abbiamo tolta ad Assad perché è vivo, non possiamo togliere ai morti, cioè è una roba assurda, e basterebbe un
c'è una proposta di legge di 5 righe, basta cambiare la legge e sarebbe risolto. Però questo è un aneddoto. Contenuto in verità è fuori parte. Grazie, è vero. Ringraziamo, Fausto Biloslavo. Evidenziamo, anzi, mi piacerebbe mettere in evidenza non soltanto la lucida, il lucido racconto del reale, ma anche la grande umanità che traspare dai suoi racconti, l'attenzione alla persona, alla mamma, al bambino, ma alle persone più deboli, più massacrate del nostro mondo di oggi. Grazie, grazie. Lo informo che gli abbiamo organizzato una visita alla Prioria, per cui alle 11:30 c'è. Passiamo adesso all'altra metà del cielo, dei nostri protagonisti. Noi abbiamo avuto Star qui, l'ultima. Prima che partano, volevo ringraziare di cuore e quindi con loro tutti i relatori, il professor e la professoressa Schulze, il dottor Micic, perché stanno partendo, e quindi grazie per la presenza. Bene, i quattro gruppi, adesso è il momento della messa in comune dei laboratori pomeridiani, perché le relazioni della mattina venivano poi concretizzate il pomeriggio. Grazie. Arrivederci, buon rientro. E per contestualizzare a livello rispetto ai diversi ordini di scuola, e questo è adesso il loro momento, hanno la possibilità i coordinatori, prego, invito i coordinatori a salire sul palco, anzi voi siete gli speaker dei lavori di ciascun gruppo. Andiamo in ordine: scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, i due gruppi. Se avete bisogno del PC e quindi delle varie rappresentazioni, non lo so, non ci sono porte. Non lo so, ci vuole il tecnico, perché non mi avete inviato il lavoro? No, il lavoro sulla mia me. Parliamo con lui. Ai colleghi in streaming ricordiamo che ci stiamo organizzando per la messa in comune dei lavori laboratoriali. Inizia la scuola primaria, prima scuola primaria, per, e certo, si segga pure.
Mi dispiace cominciare dopo il top di gamma, io vado su scuola primaria. Allora, il nostro lavoro si è articolato, noi abbiamo pensato ad un progetto, in tre fasi diverse, ma strettamente collegate, sia e anche conseguenziali. La prima fase riguarda proprio la formazione dei docenti, la seconda è l'implementazione in classe, il lavoro con le classi, e la terza la produzione di un elaborato finalizzato poi al concorso 10 febbraio. Nella formazione degli studenti abbiamo ritenuto molto importante il ruolo che il Ministero dell'Istruzione, insieme al tavolo delle tutte le associazioni degli esuli, ha come tramite per noi docenti, per organizzare in modo corretto, perché non tutte le storie vengono raccontate nello stesso modo, in modo corretto quelli che vengono denominati convegni territoriali o regionali. Vi ricordo che questa possibilità è reale nell'ambito, questo è un progetto che noi abbiamo pensato inserito in un TOF, e quindi anche la formazione e l'aggiornamento sono una reale possibilità per noi docenti di approfondire alcune tematiche meno conosciute e meno in voga rispetto magari ad altri argomenti. La formazione docenti, mi fermo ancora un momento, poi andrò molto più veloce sul resto, è indispensabile anche nel caso non si possa fare un vero e proprio convegno. Già il fatto di partecipare al concorso, una, due classi, un plesso, una piccola realtà, è importante perché contamina il vicino. Noi lavoriamo tanto a livello di scuola primaria, a livello di team docenti, di plesso, di classi parallele, quindi di dipartimenti, quindi questo era per noi un'occasione importante per la disseminazione nel territorio, non solo tramite gli alunni e poi quello che loro riportano alle famiglie, alle altre classi, ma anche proprio tra colleghi, per pensare a questa ricorrenza non solo sul calendario, ma come un'occasione per affrontare un tema spesso dimenticato, spesso nascosto. Per quanto riguarda le presentazioni didattiche agli alunni, abbiamo fatto delle slide che poi insomma sono le solite cose che noi facciamo alla primaria, le attività a seconda della classe dove vengono proposte, dove si pensa di fare questo lavoro, possono essere varie e variabili. L'importante è che ci sia un coordinamento di tutto il team docente. Noi abbiamo pensato a questo progetto come un progetto di educazione civica. Un progetto di educazione civica che parte all'inizio, proprio comprende un periodo che coincide col primo quadrimestre. E in educazione civica noi abbiamo la necessità tutti gli insegnanti di lavorare, proprio dobbiamo intervenire tutti, quindi dobbiamo coordinarci e pensare ad un progetto unitario senza quelle cose tipo io faccio matematica quindi non c'entro con questa cosa, ecco no, tutti dobbiamo partecipare perché è educazione civica. Abbiamo messo alcuni link di riferimento, alcune immagini, poi ce ne sono moltissimi da ricercare. E abbiamo anche provato a pensare ad una metodologia che tenga conto di varie
tipologie espressive, quindi abbiamo parlato anche di produzioni musicali, eventualmente di storytelling, insomma di varie possibilità per i nostri bambini. Gli obiettivi li abbiamo presi pari pari dalle linee guida per l'educazione civica, quindi principi di solidarietà che si sposano molto bene con la presentazione di alcuni articoli sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Bambini e ovviamente dei fanciulli, e anche abbiamo fatto un riferimento preciso. Queste sono cose tecniche, però noi abbiamo pensato che se questo lavoro deve servire a qualcuno che non siamo noi, non deve essere autoreferenziale, ma deve uscire e interessare un collega che magari vuole cominciare un percorso, vuole... Secondo me questo, secondo noi questo era proprio un diciamo un terreno comune dove ci troviamo, è il nostro pane, le competenze in uscita, quindi abbiamo cercato per ogni competenza europea, noi ne avevamo individuate tre strettamente legate al nostro progetto, quindi la competenza personale, sociale, la capacità di imparare ad imparare, la competenza sociale e civica di cittadinanza e la competenza in materia di espressione culturale. Per ciascuno di questi abbiamo cercato nella certificazione delle competenze in uscita qualche competenza da abbinare e sì, l'abbiamo inserita nel nostro PowerPoint. Sappiamo ovviamente che con la riforma del modello valutativo noi arriviamo ad una valutazione di queste competenze e di tutto il percorso fatto, sia con i nostri nuovi livelli, livello avanzato, intermedio, base di prima acquisizione. Avevamo pensato nella scia della suggestione di un titolo di un concorso di qualche anno fa e che poi c'era stato di nuovo riproposto nel gruppo dal professor Spazzali, di parlare di un'attività che veda il mare come punto di partenza e punto di arrivo. Quindi noi abbiamo pensato ad un'attività che si può proporre in tutte le classi partendo dalle immagini delle vacanze. Sì, ho finito. Partendo dalle immagini delle vacanze, avendo riportando cartoline, immagini che anche noi possiamo ad hoc fornire, posizionarle nella cartina, cercare nella cartina geografica e fare attenzione, far sorgere nei bambini presentando la doppia cartina, quindi quella con i nomi in italiano, quella con i nomi invece in croato, in sloveno, cercare di far emergere la domanda come mai, perché, e cominciare da lì il nostro racconto. È ovvio che questo non è un lavoro a sprombattutto, inizia, poi si lascia, poi si riprende, eccetera, e che avrà quindi una verifica in itinere e poi utilizzando griglia e poi la valutazione finale. Noi abbiamo pensato al compito autentico, quindi alla realizzazione di un elaborato che i bambini possono toccare, realizzare, costruire insieme, che potrà essere sia il nostro spunto per una verifica finale, sia, ed è qui che si congiunge l'ultima parte, il prodotto finale da inviare al concorso che ogni anno viene, sì, a settembre. Noi abbiamo sempre questa indicazione del concorso del 10 febbraio. Abbiamo messo solo due siti nelle nostre slide perché comprendono tutto. E sono sempre aggiornati, quella scuola e confine orientale e quello del MIUR, scuola il giorno del ricordo, e abbiamo concluso con questa bellissima immagine. Brava. Ottimo. Grazie. Aspetta, la foto ricordo, foto documentazione.
Grazie. Secondaria di primo grado, mi avete mandato? Ricordo che alle 11:30 abbiamo un collegamento. Dov'è qua? Mo vediamo. Un gruppo, dunque, secondaria di primo grado. Quando me l'hai mandato? Mogibo. Questo è Mogibo. Secondaria superiore, secondaria. Ecco. Secondaria di primo grado. Aspetta che ti metto questo qua. Sì. Ok. Cambio di gioco. Cambio di gioco. Gioco del cambio. Eccoci qua. Io rappresento la scuola secondaria di primo grado. Sì. Con più voce. Anche noi abbiamo lavorato seguendo due livelli in realtà. La formazione del personale scolastico sulla storia del confine orientale e a tal proposito io voglio portare la mia testimonianza. Io come lavoro in una scuola siciliana, in un istituto comprensivo, nei dipartimenti di gennaio quest'anno è venuta fuori l'esigenza da parte dei colleghi di italiano, storia e geografia di essere aggiornati sulle vicende del confine orientale, perché noi abbiamo la consapevolezza di saperne poco e di volerne sapere di più. Allora ci siamo messi in contatto con il gruppo di lavoro del Ministero e abbiamo cercato di organizzare il seminario regionale nella nostra scuola. E questo seminario regionale si è svolto il 12 aprile e ha avuto due professori di eccezione, di alto livello, come tutti i seminari regionali, mi dice la professoressa, la dottoressa Caterina Spezzano. Infatti abbiamo avuto Raul Pupo e il professor Micic, il professor Raul Pupo di presenza, il professor Micic in videoconferenza. Diciamo che questo è stato il primo passo, perché la nostra scuola è molto desiderosa, ha visto la partecipazione di moltissimi docenti non solo della nostra scuola ma della provincia di Trapani e anche, anche di alcuni della provincia di Agrigento, perché noi proprio la nostra scuola si trova al confine tra le province con la provincia di Agrigento, è vicina, diciamo, la scuola del territorio ha avuto un grande successo. Ma questo non toglie che ancora vogliamo sapere, perché ci siamo proprio resi conto che sappiamo poco. E poi il percorso invece che noi abbiamo pensato insieme ai colleghi della scuola secondaria di primo grado è stato quello di un compito di realtà. Invece noi l'abbiamo pensato proprio per dei ragazzi di terza media, per coinvolgendo le discipline di musica, italiano, storia e geografia. Come prodotto proprio una manifestazione per la giornata del ricordo aperta al territorio e come prodotti intermedi ci sono state tante, cioè abbiamo avuto tanti prodotti intermedi tipo l'esecuzione della canzone La casa di Sergio Endrigo, poi la recitazione della poesia Casa di Varsan Shir, la visita al campo profughi dalmata del territorio, l'intervista a un esodo istriano. Qua c'è la casa, poi qua c'è la poesia, l'inizio della poesia, che è una poesia molto lunga, dice tra l'altro che nessuno lascia la casa a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo.
e quindi diciamo che si capisce il tono che vogliamo dare. Poi faremo cogliere agli alunni le analogie e le differenze nei due testi del concetto di casa e poi facciamo il confronto tra le carte politiche per far capire meglio ai ragazzi quale migliore occasione, come ci ha proposto il professor Pupo in questa sede. Quindi la carta politica d'Italia dopo la prima guerra mondiale, poi la zona A e la zona B controllata dai partigiani di Tito e la zona A controllata dagli angloamericani, e questo titolo che abbiamo trovato in rete ci è sembrato il più significativo, il trattato di pace del 1947, cioè alle 11:35 firmata a Parigi la nostra dura condanna. Amaro silenzio in tutta Italia. Io aggiungerei amaro silenzio per tanto tempo, per tantissimo, quindi la carta politica dopo d'Italia nel 1947 e poi due canzoni, l'esodo da Pola in 1947 di Sergio Endrigo e questo è un piccolo documentario dell'esodo da Pola che si trova su YouTube facilmente. Sì, la nave toscana, sì. E queste sono poi le rubriche valutative con cui delle competenze che intendiamo valutare. Quindi la competenza alfabetico-funzionale, la competenza personale, sociale e le capacità di imparare ad imparare, la competenza sociale e civica in materia di cittadinanza e la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Questo è il nostro lavoro, sicuramente nulla toglie che può essere arricchito, però è stato un tentativo che abbiamo fatto di lavorare insieme ai colleghi di musica con i quali ci siamo trovati nel gruppo e io voglio ringraziare per tutte le opportunità formative che ci avete dato. Grande, grande, grande. Grazie, grazie professoressa. Dunque, vedete come si coglie il doppio livello, il doppio binario, non solo l'attività in classe, quanto la disseminazione, la pubblicizzazione, il coinvolgimento territoriale, perché lo scopo è quello di fare rete, sinergia con il territorio, anche se ovviamente i piccoli passi di Bimbo sono il mantra, il nostro mantra, per avviare una sempre maggiore conoscenza di questi fatti poco noti, ma che stanno diventando sempre più noti, sempre più conosciuti nel mondo della scuola, qual è proprio il compito della nostra scuola. Adesso la secondaria il primo gruppo della secondaria di secondo grado, ricordo che alle 11:30 c'è il collegamento, ma c'è tutto. No, sarò veloce. Allora, dunque, quindi passiamo subito alla seconda slide perché questa è la copertina. Dunque noi abbiamo come gruppo, ci siamo divisi in due parti. Uno diciamo che è entrato più nello specifico della progettazione di un percorso, invece il gruppo con il quale ho lavorato ha lavorato più su una questione progettuale generale, prevedendo sostanzialmente tre possibili modalità di azione. Ok? Quindi sicuramente il ruolo qua non va, facciamo così. Sicuramente il ruolo di coloro che hanno partecipato alla scuola estiva, quindi noi, ma anche quelli dell'anno scorso e quelli che parteciperanno in futuro, devono avere il ruolo di grandi comunicatori, di coinvolgere soprattutto la realtà scolastica, sia la loro realtà scolastica che le realtà territoriali all'interno delle quali ovviamente si trovano ad operare, cercando sinergie, collaborazioni e tutto ciò che possa dare così non solo valore ma anche ulteriore conoscenza a questo grande argomento. Sì. Ok, vado avanti. Dopodiché, questi sono i tre blocchi tematici sui quali abbiamo lavorato, quindi abbiamo pensato a una parte operativa relativa all'educazione civica, una parte relativa a PCTO che nelle secondarie superiori
di secondo grado è la vecchia sostanzialmente alternanza scuola-lavoro, e una proposta più, diciamo, micro, ma non per questo con meno valore, relativa invece a proposte didattiche del consiglio di classe. Quindi la proposta relativa a educazione civica sicuramente prevede, sempre da parte di coloro che hanno partecipato alla scuola di alta formazione, un livello di comunicazione e di informazione al dirigente e ai referenti dell'azione civica, i quali poi, in base a quanto verrà poi sviluppato a livello progettuale, dovranno rendersi portavoce anche all'interno dei singoli consigli di classe e proporre quindi i progetti trasversali su educazione civica, perché ovviamente questo tema rientra a pieno titolo in educazione civica, all'interno di tutta la scuola. Ovviamente non vado nello specifico, andiamo avanti, e quella di educazione civica, che diciamo è un progetto formalmente ma non necessariamente più allargato a tutta la scuola, sicuramente ha dei passaggi molto più dettagliati rispetto agli altri progetti, che non sono meno importanti, ma per esempio per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro attuale PCTO, che può essere un altro ambito nel quale sviluppare questa tematica, questo argomento, attraverso cosa? Sicuramente attraverso il coinvolgimento del dirigente scolastico, dei referenti, coloro che organizzano sostanzialmente le collaborazioni con gli enti e non del territorio, e soprattutto trovare delle collaborazioni anche con enti, non soltanto enti quali biblioteche, potrebbe, non senza nulla togliere, ma anche per esempio io penso all'archivio di Stato, al catasto, per quanto è stato detto in questi giorni durante gli incontri con i relatori. Anche qui ci deve ovviamente essere un coinvolgimento che non solo dall'alto va verso il basso, ma deve essere anche trasversale, perché orizzontale, perché il coinvolgimento si fa in tutte le direzioni. Se va in un'unica direzione è un'imposizione e non è certo il modo migliore per ottenere collaborazione. L'ultimo punto che abbiamo, l'ultimo macro argomento che abbiamo toccato, è quello del momento in cui non vi siano le condizioni per sviluppare dei progetti più allargati, come può essere appunto educazione civica piuttosto che alternanza scuola-lavoro, per svariati motivi, allora proporre dei progetti a livello anche di consiglio di classe e quindi delle UDA, delle quali ovviamente non parlo perché sapete, insomma, nel senso non abbiamo sviluppato il tema specifico e particolare. Sicuramente le parole chiave, questo per concludere, sono dialogo, sinergia, coraggio, ok, e preparazione, perché senza queste non si arriva da nessuna parte. Io vi ringrazio, avrei moltissime altre cose da dire, ma vi ringrazio, è stato bello stare con voi, mi sono divertita, ho imparato un sacco di cose, e imparare divertendosi è la cosa migliore, vale per noi, vale anche per i ragazzi che abbiamo. Grazie. Scusate, ma io vedo il sindaco di Gorizia in collegamento, e la nostra sorpresa è il nostro perché vogliamo, è una specie di passaggio di testimone, ascoltiamo il sindaco, se riesco a metterlo è già in collegamento, vero sindaco? Sono già in collegamento, ascoltavo con vivace interesse chi ha parlato prima di me. Grazie, il sindaco Ziberna della città di Gorizia. Prego. Ah, ecco, ditemi solo quanti minuti ho a disposizione. Nel senso che noi diamo i tempi, certo. Però... Per capire se sono 5, no, no. 15, 30, 45 no, o 2 no, ore. No. Dai 5 ai 10, diciamo, dipende dal suo tempo. Perfetto. Innanzitutto grazie per l'invito. Io vi avevo assicurato la mia presenza o nella prima giornata o l'ultima giornata. Volevo essere, ahimè, in presenza fisica, ma Gorizia è stata interessata dalla rielezione del sindaco, oltre che della giunta del consiglio comunale, e ieri avevamo proprio seduta di consiglio, la prima seduta di insediamento della nuova consigliatura. Abbiamo finito molto tardi, sono da 2 mesi e mezzo che
non riesco a trovare il tempo per dormire, dovevo partire molto presto per essere fisicamente con voi e a mezzogiorno dovevo riessere a Gorizia. Tutto ciò, non so quanti sanno che Gorizia insieme a Nuova Gorizia saranno nel 2025 capitale europea della cultura. Certo che la ragione per cui a me fa piacere parlare a questa importante platea, che peraltro anche Gorizia ha ospitato, come sai, alcuni anni fa. Naturalmente saluto la dottoressa Spezzal, ma saluto anche altre amiche e amici che certamente saranno in questo momento nella platea. Dicevo che Gorizia ha più ragioni per poter testimoniare affettuosamente la propria presenza e la propria storia. E io credo che essere capitale europea della cultura, una precisazione, nel 2019, come sapete, spettava all'Italia ed era la città di Matera, nel 2025 spetta invece alla Slovenia. Tra le cinque città che hanno concorso per l'attribuzione e l'assegnazione del titolo c'è stata anche Nuova Gorizia, che si è presentata con ticket insieme a Gorizia, abbinata a Gorizia, perciò la candidatura era Nuova Gorizia in Slovenia e Gorizia in Italia. Tra l'altro, Gorizia e Nuova Gorizia non sono delle città confinanti e basta. Ce ne sono una quindicina, una 14 o 15 analoghe a Gorizia in tutta Europa, perciò sono letteralmente un'unica città che è stata divisa da un confine dopo il Trattato di Parigi del 10 febbraio del 1947. Ma so che sono cose che certamente voi già sapete, ne avete probabilmente anche parlato, ma con una caratteristica ulteriore, peraltro, nel senso che non si è pensato di dividere una città dall'altra in base a vie, a proprietà, eccetera, ma si è presa la mappa della città, è stata messa all'epoca su un tavolo, è stato preso un righello ed è stato tagliato letteralmente in due. Che cosa ha comportato questo? Ha comportato che la casa era divisa dall'orto, una casa agricola era divisa, o più case agricole naturalmente, divise dal bestiame, un cimitero addirittura è stato letteralmente tagliato in due, e trattandosi peraltro di un accordo internazionale abbiamo impiegato molti anni per apportare quegli accorgimenti che consentivano in qualche modo una vita migliore ai cittadini. Ma pensiamo anche che l'acquedotto era staccato da Gorizia, perciò ci siamo trovati in Slovenia ancora, ma all'epoca nella costituenda Repubblica Federativa di Jugoslavia, ma la stessa stazione ferroviaria è rimasta in Jugoslavia e perciò Gorizia ne era sprovvista. Gorizia, peraltro, prima di accennarvi che qualcosa la capitale europea della cultura, è anche a sinergie e collaborazioni che potremmo, a mio avviso, lanciare già approfittando della platea di oggi, delle istituzioni presenti, oltre che degli insegnanti presenti. Gorizia ha una storia particolare perché la Prima Guerra Mondiale, come sappiamo, Gorizia l'ha vissuta completamente. Peraltro entrando in guerra un anno prima rispetto all'Italia, peraltro con altre caratteristiche. Noi impropriamente sosteniamo che le famiglie erano l'un contro l'altra armate, perché tantissimi erano gli irredentisti delle famiglie goriziane che scapparono dall'impero per attraversare il confine e perciò per liberare Gorizia dagli Asburgo. In realtà gli Asburgo, in realtà l'impero, non consentì, salvo casi eccezionali, ai goriziani di combattere contro gli italiani, ma vennero spediti in Galizia. Ma ripeto, comunque è un terreno, davvero un territorio in cui possiamo comunque per semplificazione dire che una parte della città sparava all'altra parte della città. Ma Gorizia ha vissuto, come ovviamente tutti i territori di confine, la tragedia anche del fascismo, perché va riconosciuto, la nostra Repubblica lo ha fatto, va riconosciuto che certo in un contesto europeo e anche in tutta Europa accadeva ciò, ma non per questo non dobbiamo chiedere scusa alla minoranza linguistica slovena, perché il fascismo, nel tentativo di snazionalizzare, perciò di deslavizzare i territori di confine, perché Gorizia, una parte importante dei goriziani era di lingua slovena, come peraltro anche di lingua tedesca. Consentitemi solo un esempio che faccio spesso. Cent'anni fa
in una tavola comune di una famiglia allargata di Gorizia, era quotidiano sentir parlare i componenti del medesimo nucleo familiare, l'uno rivolgersi all'altro in lingua friulana, rammentiamo che non è un dialetto ma è una lingua, perciò dialogare con gli altri in lingua friulana, l'altro rispondeva in lingua slovena, l'altro ancora in italiano e l'altro ancora in tedesco, cioè c'era quella conoscenza quantomeno passiva, ciascuno parlava nella propria lingua ma comprendeva le altre lingue, e questo non in virtù di ordinanze, non in virtù di obblighi di legge, ma perché questo era il territorio, è ancora il territorio di confine. Questo per dire che perciò il fascismo ha comprensibilmente, ma dico comprensibilmente, consentitemi tra virgolette, è proprio per la contestualizzazione, visto quanto accadeva anche negli altri paesi d'Europa, ecco, in questo senso, perciò comprensibilmente, ha cercato di deslavizzare Gorizia, però lo ha fatto con metodi violenti, nel senso che c'è stato proprio un esercizio puro di violenza nei confronti della minoranza linguistica, questo durante il ventennio. Gorizia ha patito, ha subito, ha vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, perché sappiamo che il Nono Corpus, i partigiani del maresciallo Tito, in realtà volevano occupare quasi tutta la regione Friuli Venezia Giulia, nella cosiddetta Slavia Veneta. Sappiamo, ci ricordiamo ancora quando, ahimè, pochi anni fa c'era un modo di dire da parte della Serbia: dove c'è un serbio, lì c'è la grande Serbia. Ebbene, con le truppe del maresciallo Tito ciò accadeva. Perciò la velleità del maresciallo Tito era quello di occupare davvero fino al fiume Tagliamento la regione Friuli Venezia Giulia. In realtà l'obiettivo primario era quello di occupare Trieste e occupare Gorizia. Trst jene jenas o Gorz jene Gorizia jenas erano frasi, parole che venivano dipinte letteralmente sulle case a Gorizia e a Trieste. Perciò Gorizia e Trieste hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, Gorizia prima, Trieste dopo, perché come sappiamo fino al 54 è stata poi governata dal governo alleato, Gorizia prima perché appunto nei trattati di Parigi si affermò l'italianità di Gorizia, non vi spiego come, quando, attraverso quali eventi, quali manifestazioni, perché sforerei troppo i minuti che mi sono concessi. Gorizia però patì la Seconda Guerra Mondiale perché a guerra finita, ripeto, in guerra, ahimè, accade di tutto. Ci sono persone che danno il meglio di sé con atti di generosità, atti di altruismo, atti di eroismo, e ci sono persone che danno il peggio di sé. Ma a guerra finita è ancor meno tollerabile, ancor meno giustificato. Perciò a guerra finita, mentre altrove in Italia il 25 aprile si festeggiava, ecco perché noi il 25 aprile in tutta Italia si festeggia la liberazione dal giogo nazifascista in Italia, ma per queste ragioni a Gorizia, pur festeggiando con le altre sorelle e fratelli italiani il 25 aprile, noi in realtà non lo possiamo festeggiare a Gorizia, perché quel 25 aprile noi eravamo invece sotto mira da parte delle truppe del maresciallo Tito, che arrivarono sei giorni dopo, occuparono per oltre 40 giorni la città di Gorizia, ciò accadde anche a Trieste, ci fu la corsa da parte dei titini, senza pensare ad altre realtà, ad altre enclave che avevano deciso di occupare successivamente, l'obiettivo era occupare Trieste e Gorizia per sedersi al tavolo dei vincitori, va dato atto al maresciallo Tito che prevalentemente, pur armato dagli stranieri, dagli Stati Uniti, dagli inglesi, dagli alleati, comunque maresciallo Tito si è liberato da solo dal giogo nazifascista, ed ecco perché Tito sedeva al tavolo delle nazioni vincitrici, ma voleva sedersi a quel tavolo dicendo, partendo da Gorizia è mia, Trieste è mia, non già per liberare Gorizia dai nazisti, perché i neozelandesi erano già arrivati alle porte di Gorizia. Perciò Gorizia ha subito, a guerra finita, una deportazione di circa 700 goriziani che vennero sottratti dalle loro case, dai loro affetti, dalle loro famiglie, per un'unica colpa, non per il fatto di aver partecipato armati al secondo conflitto mondiale, anche perché peraltro tanti deportati erano di sinistra,
erano sindacalisti, socialisti, perciò che non avevano nulla a che fare né col governo né con il regime fascista e tantomeno con, gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, ma soltanto perché potevano rappresentare, in virtù del loro attaccamento agli ideali di patria italiana, in virtù del ruolo che svolgevano, perciò i dirigenti o le posizioni apicali nel comune, nella provincia, nelle associazioni di categoria, cioè tutti coloro che in qualche modo appunto potevano frenare, rallentare o costituire un ostacolo appunto a questa occupazione e slavizzazione della città. Persone che non fecero mai più ritorno nelle loro famiglie, nelle loro case, vennero perciò, stiamo ancora cercando, supplicando i diversi governi, Jugoslavia prima, Slovenia, ahimè in Slovenia però non c'è traccia, ci sarà, se non l'hanno bruciato, se non l'hanno gettato via, comunque si suppone potrebbe essere a Belgrado, testimonianze sui processi che hanno subito questi goriziani, soprattutto sul luogo dove riposano i loro resti mortali, ma soltanto per carità cristiana, solamente per consentire ai loro discendenti, non già di 3, 4, 5 generazioni fa, ma ai figli, alle figlie di queste persone che sono state deportate perché essere troppo italiane, ecco, saper dove poter poggiare un fiore. Ma perché io parlo di questo? Perché nonostante queste tragedie, ma difficoltà anche successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, Gorizia è stata per tanti anni una città commerciale, emporio nei confronti di una Jugoslavia che non era strutturata e perciò raccoglieva una larga parte di clienti oltre con confine, la concorrenza con l'ingresso della Slovenia che si è affrancata, si è dichiarata, proclamata indipendente nel 2001, l'ingresso in Europa nel 2004, Schengen subito dopo. Ecco, e la Slovenia è diventata anzi un competitor importante nei confronti di Gorizia e per una fiscalità diversa, per leggi diverse, ci sono degli squilibri importanti. Avviare un'attività commerciale banalissima, aprire un bar a Gorizia o aprirlo a Nova Gorizia, c'è una distanza immensa. Da noi, chi opera nel settore commerciale sa qual è la lunghissima trafila, i costi, i permessi, firme, controfirme e timbri. In 15 giorni uno che si reca in Slovenia ha la partita IVA e apre un'attività commerciale. Meno tasse, costi di meno il lavoro, perciò diventa una concorrenza importante. Ma questo per far capire come vi sia state, per ragioni storiche, perciò dalla Prima Guerra Mondiale, fino addirittura per ragioni economiche, fino a pochi anni fa, una forte anche concorrenza, oltre che sentimenti, non dico di odio, ma di rancore e astio. Non dimentichiamoci che Nova Gorizia era desertificata in termini di popolazione. Tito, per creare Nova Gorizia, ha chiamato dal sud della Jugoslavia, certamente per ragioni economiche, migliaia e migliaia di persone, ma ci viene riconosciuto dal sindaco attuale piuttosto che dai sindaci precedenti di Nova Gorizia che queste famiglie, queste persone giungevano a Nova Gorizia, come dico io scherzando, mangiando pane ogni giorno, pane e anti-Italia, anti-Europa, successivamente anti-NATO, anti-Stati Uniti. Perciò le generazioni di oggi sono nate e cresciute in questo clima. Ecco, questo solamente per far capire che oggettivamente il confine tra Italia e Slovenia, tra Gorizia e Nova Gorizia, che è una propaggine della famigerata cortina di ferro, non è un confine qualsiasi tra Francia, Germania, Italia, Austria, è un confine particolare. Ebbene, come hanno saputo e voluto sottolinearlo anche il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente della Repubblica di Slovenia Pacor, ebbene questo confine dove mai avremmo potuto, se non fra chissà quanti anni, con chissà quante ulteriori difficoltà, ritenere che questo confine potesse trasformarsi da confine, elemento, territorio di forte divisione in elemento di grande coesione, in elemento di grande unione. E perciò credetemi, il mio grande successo, io mi sono sentito già vincitore quando siamo riusciti insieme a Nova Gorizia non già a ottenere il titolo di capitale europea della cultura, ma ad essere candidati insieme. Mal di pancia ci sono stati, e come?
ci sono ancora dei mal di pancia da una parte del confine e dall'altra parte del confine, e io non mi permetterò mai, mai di dire alle persone che oggi hanno 80 anni o 90 anni, voi vi siete sbagliati, dovete... Sono persone che sono cresciuti in quell'ambito, in quel contesto, con quella cultura, e hanno un loro vissuto che io ho l'obbligo, non è un'opportunità, ho l'obbligo morale di cittadino e ancor più da sindaco di rispettare. Perciò io rispetto i sentimenti di tutti, ma ancor di più io devo rispettare la volontà della città di crescere. I ragazzi che hanno 18 anni oggi sono nati dopo l'anno 2000. Io devo pensare a una Gorizia non proiettata tra 5 anni, non nella durata del mio mandato, 5 più 5, 10 anni, ma una città che si proietta anche oltre il 2025, capitale europea della cultura, nel 2035, 45, 55, una città fortemente internazionale, una città universitaria, una città laboratorio di pace. E noi sappiamo quanto davamo per scontato che la pace oramai, grazie alle istituzioni comunitarie, peraltro fallimentare sotto moltissimi aspetti, garantissero, abbiamo visto che oramai non dobbiamo dare nulla per scontato, anzi durante il Covid città di confine come Gorizia e Nova Gorizia hanno pagato ancora di più. Attendo che, è una battuta la mia naturalmente, che cadono in prescrizione tutti i reati che avrò commesso io, che avrà commesso il sindaco di Nova Gorizia, cose che abbiamo dovuto fare per le nostre comunità, per le nostre città durante il periodo di Covid. E non dimentichiamoci che durante quel periodo la Repubblica di Slovenia aveva eretto nuovamente barricate, filo spinato, per dividere Italia, per dividere Gorizia da Nova Gorizia. Però dimentichiamoci questo. Siamo capitale europea della cultura, perciò lo viviamo con grande slancio, ci rapportiamo non soltanto con tutta Italia e Slovenia, ma con tutta Europa, ma anche oltre Europa. E in questo contesto, visto che l'obiettivo di tutti noi, di una se è l'obiettivo di un padre di famiglia, ancora di più lo è di un padre di una famiglia allargata come può esserlo il sindaco, l'obiettivo nostro è quello di creare le condizioni perché questo sia esempio per i giovani. Tutto ciò, e non ho visto a che ora ho iniziato, ma sicuramente io mi sarò allargato, perciò ho sforato. Io vi chiedo, vi fornisco sin d'ora la disponibilità mia, naturalmente anche quella dell'amico Klemen Miklevic, sindaco di Nova Gorizia, di ideologia opposta, appartenenza opposta, vissuto opposto, con cui non abbiamo mai litigato una sola volta. Abbiamo trovato un'intesa sempre e con estrema facilità, perché nei fatti concreti, quando si tratta di essere pragmatici, due persone dotate di buon senso, non di grandi altre cose, di buon senso, l'accordo lo trovano sempre. Perciò noi forniamo sin d'oggi la disponibilità a partecipare, a creare e vediamo anche in che misura a cofinanziare progetti che possono prevedere la presenza sul nostro territorio di studenti per spiegare loro cos'è stato il confine, la tragedia di confine, ma visto non da una sola parte, visto da entrambe le parti, e come appunto, come dicevo prima, questo elemento di divisione si sia trasformato sul nostro territorio in elemento di coesione. Ditemi quanto ho parlato, quanto troppo ho sforato. Sindaco, va benissimo, nel senso che assolutamente ha fornito anche nuovi stimoli di riflessione, oltre che un invito alla presenza, e noi penso che di rappresentare la volontà e il desiderio di tutti, ci saremo il 25 a Gorizia. Ci saremo, lei non vede, ecco, un applauso penso che possa far cogliere il... Ci conto, occhio che ci conto, è una promessa, ci conto. Sì, è una promessa e siamo anche commossi per l'invito, per la partecipazione, per aver così ben sintetizzato i problemi di un confine. E perciò questo evento che oggi è sul Lago di Garda, nel 2025, se volete anche nel 2024, nel 2026, perciò sin d'ora siamo impegnati a farlo svolgere a Gorizia. Grazie. Che cosa sta succedendo? Grazie mille, sindaco. Ci saremo e ci sentiremo. Un abbraccio a Gorizia e a Nova Gorizia. Ciao. Arrivederci, grazie mille per la partecipazione. Un applauso di saluto, forza.
Grazie, e continuiamo adesso. No, beh, è stata una cosa meravigliosa, eh? Non vi avevo detto, ma c'era la sorpresina che è appunto un passaggio di testimone per 25, non è molto lontano. Il nostro gruppo si sarà ulteriormente arricchito di docenti, di professionalità, di iniziative che potremo vivere e portare anche a Gorizia nel 25. Il secondo gruppo della secondaria di secondo grado, passando tutti, qual è il tuo, scusami, come si chiamava, c'era un oggetto, eccola. Il PPT? Vai. Allora, grazie. Il compito del gruppo che ho coordinato era scendere nel merito della realizzazione di un prodotto, di una proposta, di un progetto proprio sulle tematiche del confine orientale, e quindi questo progetto l'abbiamo proprio nominato Le vicende del confine orientale e il giorno del ricordo. È un progetto che si pone evidentemente delle finalità, e la finalità è diciamo quella di rendere dotte le classi sulla storia e le vicende del confine orientale e l'esodo istriano, fiumano e dalmata. È un progetto che evidentemente coinvolge in particolare le classi quinte, ma in virtù di quella legge del 30 marzo del 2004, quindi della celebrazione del giorno del ricordo, può essere estesa naturalmente a tutte quante le classi. Un progetto che si pone degli obiettivi: celebrare il giorno del ricordo per conservare e rinnovare la memoria delle vittime, e anche naturalmente la volontà di andare oltre quello che è il momento celebrativo, che potrebbe apparire alquanto, diciamo, magari sterile, ma quello di creare una vera e propria, diciamo, coscienza e consapevolezza sulla storia e sulle conseguenze di quella storia sul confine. Ecco perché abbiamo pensato che tra gli obiettivi non potesse mancare anche una collaborazione con quei presidi territoriali che rappresentano proprio quella storia, ossia le associazioni, la NVGD in particolare, ma anche l'Unione degli Istriani e la Federesuli, che hanno appunto dei presidi in molte città. E è chiaro che tutto ciò si lega alla volontà di anche un'educazione sui fondamenti dei valori e i valori che costituiscono la nostra società e che sono garantiti dalla Costituzione, cioè valori di pace, di libertà e di solidarietà. Le finalità: approfondire il significato e il valore del giorno del ricordo attraverso esperienze di ricerca significative, cioè che lasciano il segno, e quindi sviluppare delle competenze anche sociali e civiche, in particolare per questa possibilità di interfacciarsi anche con le istituzioni, non solo le associazioni degli esuli, ma se penso a un progetto che ho realizzato con le mie classi, cioè quello di mappare i luoghi del ricordo nella città di Vicenza, questo ha presupposto anche la necessità di interfacciarsi con le istituzioni, perché le strade intitolate alle
città dell'Istria e della Dalmazia, evidentemente portavano delle date di intitolazione, quindi la ricerca dei motivi per cui alcune, diciamo, realtà municipali in quel momento, in quell'anno, hanno voluto dedicare, non so, una via ai martiri delle foibe. Quindi questa è una ricerca che impone anche ai ragazzi di interfacciarsi con più interlocutori. E altra finalità è promuovere una memoria attiva, incentivando appunto la ricerca e anche lo spirito critico degli studenti sulle vicende che appunto hanno segnato la storia passata e recente dell'Europa. Il prodotto finale può essere vario, può essere appunto come in occasione dei concorsi nazionali o regionali un prodotto multimediale, ma perché no, uno spettacolo teatrale, musicale. D'altra parte questi progetti sono rivolti a tutti gli indirizzi delle scuole superiori, quindi tecnici, ma anche coreutici, ma anche licei scientifici classici. Potrebbe essere anche una mostra fotografica laddove per esempio ci sia stato anche un campo profughi, come per esempio penso a Vicenza, quindi dove si conservano anche delle foto e delle testimonianze, redazione di opuscoli informativi, partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola e dal territorio in occasione del giorno del ricordo. Ecco, io ritengo fondamentale anche il coinvolgimento nella realizzazione di questi prodotti di quei testimoni che ancora ci sono e sono disposti a parlare. I destinatari evidentemente sono gli studenti e talvolta anche i nostri colleghi che, ahimè, non conoscono o sono lontani per sensibilità a questi argomenti. La metodologia è una metodologia di ricerca attiva, quindi attraverso attività di ricerca guidate dal docente, che può consigliare evidentemente le fonti da consultare, che sono gli enti comunali, che sono gli archivi comunali, le associazioni, la pubblicistica delle associazioni o i quotidiani dell'epoca. Interviste a testimoni diretti o anche ai loro discendenti, come in questo caso una mia classe coinvolta nell'intervista di un'esule da Pola, Anna Maria Fagarazzi, una delle poche testimoni al processo alle foibe che si è celebrato a Roma negli anni 50-60 e che ogni volta che viene coinvolta lascia proprio memoria di sé e di quella storia con una testimonianza vibrante. E infine appunto con una ricerca multimediale per cui a titolo d'esempio, attingendo dalla Cineteca dell'Istituto Luce piuttosto che dalla settimana Incom o alla piattaforme naturalmente delle Teche RAI. Ecco, quando proporre queste iniziative alle classi? Beh, evidentemente prima del 10 febbraio, quindi nel primo periodo dell'anno scolastico. E quali le risorse professionali? Evidentemente quelle disponibili in ogni scuola e sono appunto i laboratori multimediali, ma anche le biblioteche e gli archivi della scuola e naturalmente avvalendosi del personale ATA che può dare accesso a questi archivi e anche collaborare. E naturalmente i servizi, bene, sono quelli che tutti conosciamo, sono strumenti a disposizione o delle scuole o anche dei singoli. Allora, io ho concluso e allora io voglio ringraziare prima di tutto la dottoressa Spezzano, ma anche la professoressa De Petroni e tutti coloro che hanno voluto diciamo promuovere questa iniziativa formativa di altissimo livello. Ma voglio ringraziare anche voi colleghi, perché parlando con voi anche diciamo così nei momenti liberi, nei momenti più ludici, veramente mi avete arricchita con la vostra esperienza, con le vostre interventi, con le vostre osservazioni. Quindi veramente un grazie rivolto a tutti. Col piatto sospeso, eh?
Siamo arrivati al dunque. Colgo l'occasione delle ultime parole. Sì, le ultime parole della professoressa per sottolineare il carattere attivo e di confronto che hanno avuto i laboratori. Confronti, argomentazioni, ricerche, sottolineando che molto pochi i momenti ludici, per cui cioè, non è che... e quindi... sì, pochi, giusto il tempo del ristoro, cioè dovuto, altrimenti la convenzione ci avrebbe proprio bandite. Bene, passiamo ai ringraziamenti. Innanzitutto il Vittoriale, il presidente Guerri, che non c'è, ma a cui rappresenterò la vostra contentezza, c'è la professoressa Ciccarelli in merito. Dopo coglieremo l'occasione di ascoltarla, e ringrazio necessariamente di cuore tutti i relatori che si sono avvicendati, perché sono stati, ecco, come avete detto, scuola di alta formazione, di alta professionalità, e sono andati nello specifico di alcuni temi, e colgo l'occasione per ringraziare l'altra metà del cielo effettiva del gruppo di lavoro, perché anche per evitare che siano state nominate alcune e altre no associazioni, è bene che il Ministero dell'Istruzione collabora e dal 2009 che ha istituito il gruppo di lavoro con Associazione delle Comunità Istriane, Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, Associazione dei Fiumani Italiani nel Mondo, Libero Comune di Fiume in Esilio, Associazione Italiani di Pole Istria, Libero Comune di Pole in Esilio, Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo, Libero Comune di Zara in Esilio, Coordinamento Adriatico, Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, Società degli Studi Fiumani, Unione degli Istriani. Chiedo venia per la nomenclatura antica, perché no, mi tranquillizza la rappresentante delle associazioni che ancora viene mantenuta. E con le nuove associazioni che noi collaboriamo fattivamente, il gruppo di lavoro è una unità e non ci sono sbavature, non ci sono, lavoriamo in sinergia per un orizzonte comune che speriamo di avervi trasmesso, di avervi messo a disposizione. Speriamo di essere stati bravi a farvi cogliere l'orizzonte, quindi la direzione, le direttive. Faremo questo gruppo prima e seconda scuola e lavoreremo in sinergia nel corso del prossimo anno. Salutiamo anche i nostri ospiti, che ci ascoltano in streaming. Se la professoressa Ciccarelli vuole ricevere i nostri ringraziamenti e salutare anche per conto del presidente Guerri. Sì, la sto invitando, appunto, prego. No, non ci faccia scherzi, eh. Volevo ringraziare a nome del presidente Guerri, a nome del Vittoriale tutto, il ministero, no, non c'è il presidente, volevo ringraziare il Ministero dell'Istruzione che ha organizzato questo convegno, questo corso di formazione bellissimo, interessantissimo. Guardate, io sono un insegnante di vecchia data, però non ho perso una parola di quello che hanno detto i relatori e di quello che avete detto voi. E in particolare volevo ringraziare Caterina Spezzano che è l'anima di tutto questo, sì. No, magari fossero tutti strumenti come te, guarda quello.
Comunque voglio dire, io mi auguro che possiate ritornare, che possiamo rifare questo corso di formazione al Vittoriale. Io mi sono commossa dei tanti ricordi e delle tante documentazioni che sono state dette, e purtroppo c'è anche tanta malinconia nel ricordare, però è molto importante non dimenticare, soprattutto che i nostri ragazzi sappiano e ricordino tutto quello che è successo e tutto quello che purtroppo abbiamo dovuto perdere. Così, comunque, diciamo in senso positivo, nel senso di capire la storia e vedere quello che invece in positivo ora si può fare. Quindi io vi ringrazio tantissimo. Io seguo in particolare i progetti didattici su D'Annunzio, ma ne parlavo adesso col professor Micic, che è un amico, ci siamo incontrati tante volte, che possiamo anche inserire. Io come progetto didattico ho fatto tante volte Fiume, soprattutto nel 18-19, per ricordare l'impresa di Fiume di D'Annunzio con i ragazzi, però possiamo riprenderla in un ambito appunto di confini nordorientali. Possiamo partire anche dall'impresa di Fiume, voglio dire, ecco, quindi è una cosa che possiamo... su cui possiamo riflettere. Quindi vi ringrazio tantissimo, e magari se tu mi dai in qualche mail degli insegnanti, sì, non adesso, possiamo, con il loro consenso, ci teniamo in contatto per vedere di organizzare magari qualche progetto didattico in comune. E grazie davvero a tutti voi, e grazie Caterina, grazie, grazie. Grazie Giovanna, grazie della tua presenza. E la rete si allarga, vedete, la rete diventa sempre più retata. Adesso chiudiamo, e un ultimo impegno: la foto di gruppo. Non possiamo condividerla per cui li salutiamo, alla prossima, speriamo, no? Se Dio vuole, si dice, alla terza edizione della scuola estiva dedicata alla storia del confine orientale italiano. A tutti un saluto e una buonissima estate.